Prova, prova. Eccoci qua, mi dovreste sentire. Benvenuti a questa ultima giornata di Luca Comics Changes e anche per quanto riguarda questa serie di dirette di Open Studio Online. E abbiamo con noi David, lo mettiamo in onda. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, chi è David? David è un nostro carissimo amico, fraterno e anche un collaboratore perché David ci aiuta soprattutto quando siamo in fiera. Ovviamente lo scopo di questa trasmissione, come abbiamo detto più volte, lo continuiamo a dire perché è importante comunque poter spiegare perché si sta facendo una cosa di questo tipo. È proprio quella di recuperare tutto quello che si è perso con questa situazione
del coronavirus, non ci sono stati eventi, quindi insieme a David non abbiamo potuto collaborare per partecipare agli eventi del settore e mostrare quello che è stato fatto durante l'anno. Ed ecco perché in queste trasmissioni che ringraziamo Lucca Comics che ha dato il supporto, una sponsorizzazione ufficiale, ringraziamo il direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina, per questo. Ed è uno degli unici modi che si è pensato di fare per poter mostrare quello che è stato fatto durante tutto l'anno. È doveroso perché altrimenti rimaniamo un pochino nell'ombra. Già non è facile comprando dei fumetti immaginare il lavoro che c'è dietro, le persone che ci sono dietro, e senza gli eventi diventava ancora più difficile, sia per una questione di visibilità, di guadagno, di incontro fra amici, colleghi, professionisti. Quindi vogliamo veramente aprire lo studio ed è per questo che questa trasmissione, che non è altro che un tentativo fatto al meglio delle nostre possibilità, è stata organizzata. Nella giornata di oggi ci sono diverse cose interessanti perché avremo un solo ospite, ma ho lasciato una delle cose a cui più tenevo proprio per la domenica, ovvero l'incontro con Cartesia Editore. Durante tutta l'estate ho realizzato per loro un progetto su tela che riguarda una delle opere letterarie più famose del mondo, ovvero la Divina Commedia di Dante Alighieri. Ci sono molte cose che vi vorrei dire, che vi vorrei raccontare. E una cosa che sicuramente vi voglio dire è che è assolutamente un'anteprima assoluta, proprio perché l'editore non aveva intenzione di rivelare niente prima di una determinata data, ma un po' come ha fatto ieri lo Scarabocchiatore, ci è stato concesso, tra virgolette, una piccola esclusiva di dare quest'anteprima. In questa prima ora ci sarà un live painting che non è altro appunto quello di Miles Morales che sto continuando davanti a voi in questi giorni e ci farà compagnia David. Infatti adesso io faccio un po' un cambio di telecamera dove potete vedere soprattutto la telecamera che inquadra il mio tavolo da disegno. Allora, questa diretta si sta streamando su YouTube, Facebook e Instagram. Devo dire che Instagram crea veramente tante interazioni, quindi ringrazio tutti gli amici che ci stanno seguendo anche là. Noi abbiamo la possibilità di vedere i vostri commenti, di metterli sopra impressione, di rispondervi proprio in diretta. Quindi qualsiasi domanda su materiali, cosa facciamo, cosa non facciamo, anche se ci volete dare dei feedback sulla diretta, siete veramente, veramente esortati a farlo, siamo a disposizione. E David, che è un caro amico e collaboratore, mi terrà compagnia e facciamo quattro chiacchiere anche con lui quest'oggi. Sono veramente contento di poter far questo. E nel frattempo mi preparo per così mi giro di postazione. Eccomi qua, ops. Proprio per poter iniziare a dipingere. Allora, David, come stai? Bene, bene Marco, ti ringrazio intanto per avermi invitato a essere presente qui oggi. E è anche un piacere perché comunque in questa nuova forma di Lucca Comics che è stata organizzata in quest'anno ancora più particolare, è bello comunque poter cercare di mantenere un po' lo spirito della fiera. E tu come stai, Marco? Come sono andati questi giorni? Io sto molto bene e come dicevo, come ho ripetuto veramente durante tutta questa diretta, questo che sta andando in onda non è altro che un tentativo, non è un voler gonfiare qualcosa che in realtà non c'è, non è voler dare un'importanza che non merita, non è una pagliacciata o uno scimmiottare chi è uno streamer professionista, chi lo fa bene solo perché è stata messa una grafica sovraimpressione. Ho pagato una piattaforma professionale che mi permettesse di fare questa cosa perché volevo, come ho detto in questi giorni, imporre la mia presenza, volevo esserci. Tu, David, da buon lucchese, puoi confermare quello che dicevo in questi giorni di come si fa sentire la mancanza della trasformazione che almeno una volta all'anno avviene a Lucca. Eh sì, infatti,
Ho visto vari partecipanti che ormai annualmente, no, aspettano il Lucca Comics con ansia, che siano, lo facciano appunto per un ambito artistico, chi lo fa per il cosplay, chi per godersi proprio la fiera. Siamo tutti, mi ci includo anch'io, un po' dispiaciuti, un po' tanto dispiaciuti, perché comunque la città si riempie di vita in quei giorni. Ci sono colori, ci sono persone soprattutto, e svecchia un po' quella che è la città. Quindi, effettivamente, io almeno io personalmente ne ho risentito quest'anno proprio la mancanza della fiera stessa. Certo, soprattutto per un appassionato come sei tu, come sono io, ovviamente è una mancanza, non è solo una questione di colori, di gente, di guadagni per tante attività, ma è anche proprio una questione che tutti gli appassionati ormai da anni sanno che si possono ritrovare a Lucca per condividere la loro passione, qualunque essa sia praticamente, perché Lucca ti offre tantissime cose e diciamo anche a me, non solo come professionista, ma anche proprio come appassionato, mi è veramente mancato non essere a Lucca quest'anno. Comunque, questa trasmissione che mi riguarda è stata fatta proprio allineandomi a quella che è l'idea di Lucca Comics di quest'anno, ovvero di fare una cosa che poteva essere molto più difficile. Ovvero creare un evento online per la prima volta senza sapere come, però è un tentativo che si è, è stato doveroso per rispetto proprio a tutti gli appassionati, a chi nella fiera ci lavora, ci investe. E siccome comunque nel mio piccolo, anche nella mia realtà, c'è qualcosa di simile, ho voluto proprio allinearmi e cercare di fare una sorta di stand, o per meglio dire booth, online dove le persone mi potessero vedere al lavoro, potessero fare delle domande e si potessero incontrare anche professionisti e amici. E infatti, come sta avvenendo adesso, sono collegato con un amico, fra poco arriveranno altri professionisti e ce ne sono stati, quindi un po' cerchiamo di conservare quella che, come diceva Santo, My Nerd Life è un po' la magia di Lucca Comics, di essere nerd di questo settore. Tra l'altro, David, tu, oltre a essere un appassionato di fumetti, eccetera, eccetera, se non sbaglio, sei anche un appassionato di videogiochi e ti chiederei di fare qualche commento, proprio su quello che sto facendo, perché l'idea di realizzare Miles Morales, a parte perché è un personaggio straordinario, nasce proprio perché, come tu ben sai, tra una ventina di giorni uscirà questo videogame tanto atteso per PS5. Tu hai giocato anche a quello precedente, cosa ci vuoi dire? Sì, allora, innanzitutto voglio dire che lo aspetto veramente con ansia, perché intanto si tratta di un titolo di una casa come Insomniac Games, che fa veramente sempre delle opere molto belle. Già con il precedente Marvel Spider-Man, comunque aveva portato per la prima volta su console non quantomeno per quanto riguarda la Marvel. Come videogiochi, ecco, non solo un prodotto ottimo a livello grafico, ma un prodotto con una storia innovativa, con per la prima volta un costume nuovo creato appositamente per il gioco stesso, con anche degli svolti a livello di trama differenti, andando a creare quasi, nonostante ci siano diversi personaggi, che chi è appassionato del Ragnoverso, della storia editoriale anche di Spider-Man li conosce, ci sono diversi personaggi che fanno la propria apparizione, per citarne alcuni, per esempio abbiamo l'Avvoltoio, Rhino, che però hanno delle interazioni piuttosto diverse, dei rapporti diversi anche con loro. E anche ti presentano comunque un Peter non come un po' lo conosciamo noi, il solito comunque teenager, la scuola, la troppo abusata morte di zio Ben, che ormai non Certo. passa serie o film che non venga ritirata fuori. Ci
ci presenta invece un Peter comunque già abbastanza maturo, già con una sua indipendenza, con comunque già alle spalle delle esperienze e anche con dei rapporti con dei personaggi storici, come dicevo, che cambiano un po' le carte in tavola, rispetto a quello che siamo abituati a conoscere. E una nota di merito, devo dire che oltre a tutto questo il titolo va fatto anche per la ricostruzione minuziosa con cui il team ha creato la città poi di New York City, Bellissimo. no? È stata veramente ricreata molto molto bene, con la possibilità anche semplicemente di poter andare a sparare due ragnatele e volteggiare per la città. E questo comunque è un colpo d'occhio nel momento in cui si gioca, molto molto bello, molto coinvolgente. Rapisce quasi, no? Questa possibilità di poter semplicemente andare in giro e scoprire angoli della città per chi, per esempio, come me, purtroppo non ha mai potuto avere occasione di viaggiare e andare negli Stati Uniti. Certo, E la con. fedeltà alla mappa sicuramente è un grande vantaggio. Diversi videogame, per esempio, ricordo anche con Assassin's Creed era stato fatto un grande lavoro per riprodurre non solo la mappa di alcune zone dell'Italia come Firenze, Venezia, ma addirittura Roma, ma addirittura per come poteva essere proprio in quegli anni. Tra l'altro vogliamo salutare un po' di amici che ci stanno salutando. Moreno da Catania, lo salutiamo. E c'è Donato che ci saluta, che non è altro che colui che ha realizzato il sito internet che con tutto il lavoro che è stato fatto è veramente molto molto più accessibile, molto facile da usare. Lo salutiamo, lo ringraziamo e vi invitiamo a visitarlo, non solo perché potete vedere questa diretta e le altre in differita, ma anche perché nella homepage trovate l'asta di quattro dipinti. Potete partecipare semplicemente mettendo un commento o sulla live in maniera pubblica o privatamente su WhatsApp, Messenger, tutti quelli che sono i social, le piattaforme che conoscete. Un'altra cosa che vi volevo dire è che qualcuno di voi probabilmente ha notato che oggi abbiamo fatto qualche cambiamento sugli orari, perché in effetti la seconda sessione o diciamo la sessione supplementare che volevamo fare nella giornata di domenica, dove le persone sono un pochino più libere, era stata pensata per la mattina. Però ieri mattina ho messo un sondaggio chiedendo alle persone quale orario preferivano, se la mattina o la sera, e molti di voi hanno risposto la sera. Infatti, effettivamente, studiandomi un po' dopo le dirette, ho visto che anche Luca Comics sta organizzando tanti eventi tra le 9, le 9 e mezzo. Quindi l'ultima sessione che poi concluderà non solo le giornate di Lucca Comics, ma anche le giornate di questa live, questa trasmissione in diretta che realizzo io, sarà questa sera dalle 20 alle 22, dove sarà un momento veramente dove semplicemente ci possiamo divertire. Io, oltre che chiacchierare un po' con voi, mi metterò di nuovo al lavoro su Miles Morales. E come ho detto sempre, è praticamente il momento più rilassante per me della giornata, del lavoro, della live. Dipingere è sempre dipingere. E quindi veramente vi invito di cuore, anche perché vi vorrei salutare come si deve, vi vorrei fare un brevissimo riepilogo per tutti quelli che magari hanno la possibilità di vederci solo stasera. Quindi un breve riepilogo di quello che è stato detto, di quello che è stato fatto. Se lo richiedete, vi posso mettere anche qualche video che avete perso. E una cosa che voglio dire per farvi venire l'acquolina in bocca è che nella parte con Cartese Editore, che ci sarà alle 16, io proietterò, metterò a video una ripresa che ho girato in speed painting, cioè è un video velocizzato tantissime volte per farvi vedere questi dipinti di cui vi parleremo, uno di questi, da tela bianca a dipinto completato. Circa un centinaio di ore di lavorazione, riprese in alta risoluzione e veramente ridotte per farvele vedere. Quindi l'abbiamo ridotto a soli 5 minuti. Quindi non è assolutamente pesante da guardare e veramente vi invitiamo, anche David sarà con noi, farà un po' il moderatore a quella che sarà una
conversazione ben strutturata, veramente progettata affinché voi possiate seguirla bene. E niente, io, come dicevamo prima di Spider-Man, non ho avuto modo di provare il videogioco, ma la grafica, gli effetti che gli hanno dato li trovo proprio fantastici e non potevo veramente non cogliere l'occasione anche per gli amici di Lucca Comics, per tanti appassionati di Spider-Man, degli autori come Brian Michael Bendis e Sara Pichelli che hanno creato il personaggio, che quindi è per metà italiano. Dopo il grande successo di A New Universe, che ha vinto l'Oscar, non potevo non cogliere l'occasione per fare un Miles. In effetti poi è un personaggio che ha avuto una storia editoriale anche abbastanza pesante, perché è stato creato da appunto Bendis e Pichelli in un momento abbastanza appunto, come dicevo, particolare della storia del ragno, no? Perché a seguito di alcuni eventi c'è stata proprio la necessità di un nuovo Spider-Man ed è stata presa anche una scelta coraggiosa, la sostituzione comunque, nonostante non fosse la prima volta a livello editoriale che succedeva, ma comunque è stata presa la scelta coraggiosa di nell'universo principale introdurre un nuovo Spider-Man, no? Certo. Con bene o male un background simile al Peter Parker che tutti conosciamo, però con anche una cosa che secondo me è stata abbastanza in anticipo sui tempi, ovvero la possibilità di avere un protagonista di origini ispaniche, afroamericane, cosa che nella storia di Spider-Man era successa solo con lo Spider-Man 2099, Miguel che O'Hara. era Miguel O'Hara per l'appunto. Certo. Ed è molto bello, tornando un attimo sul discorso dello Spider-Man Miles Morales, che ricordiamo deve uscire. La cosa interessante è che ci sarà anche un rapporto da abbastanza mentore allievo tra il Peter Parker del primo gioco e il Miles Morales che si andrà a controllare invece nel nuovo titolo. E quindi è stata, insomma, vedremo un po' con questa uscita se anche il personaggio già amatissimo riceverà un ulteriore boost, no? Nelle proprie vendite e anche nel farsi conoscere nel mondo fumettistico e anche videoludico un po' di più a questo punto. Assolutamente sì, intanto vogliamo salutare tutti gli amici che si stanno collegando su Instagram. Vorrei fare un piccolo elenco di saluti. Da Moreno l'abbiamo già salutato, Meringa, Lime 91, Lambo, Nicola De Santis, poi vorrei salutare Davide Paratore, FDB Art, Mayflower by Rachel. Tra l'altro, ecco, voglio dire un'altra cosa che almeno una volta a diretta la voglio dire. Queste dirette ovviamente sono state pensate per il pubblico di Lucca Comics, che è il pubblico italiano, ma vorremmo rieditare queste dirette che stiamo salvando con un numero di giga spaventoso. Le vorremmo rieditare con dei sottotitoli in inglese a spezzoni. In modo che anche tutti gli amici, i clienti che sono oltreoceano, o comunque tutti coloro che parlano l'inglese di prima o di seconda lingua, possano ricevere la condivisione di questi contenuti che sono stati preparati veramente con le migliori intenzioni. E quindi ogni tanto cerco anche di dire brevemente due cosine in inglese, perché se qualcuno ci dovesse seguire, mi farebbe veramente piacere che comprendesse quello che sta succedendo. Quindi ecco, magari soprattutto anche nella parte di Cartesia Editore, magari ecco un minutino di spiegazione in inglese vorrei darle. E veramente queste live ci permettono di creare dei contenuti che vogliamo sicuramente usare. Anche perché, ripeto, ci sono stati tanti ospiti che hanno detto tante, tante cose interessanti. Infatti, ricollegandomi a quello che dicevi tu, David, proprio Pino Guozzo diceva: com'è stato potente
l'effetto di Miles Morales, che all'inizio magari qualcuno snobbava, quando poi c'è stato il Black Lives Matter e si è visto questo ragazzo col costume di Miles Morales sul ponte di Brooklyn, salito su una macchina che aveva il braccio con il pugno alzato, con tutti loro sotto in protesta. Era un'immagine iconica per tanti motivi. Un personaggio americano, un supereroe rappresentato da un giovane in una comunque in un'atmosfera dove c'era stata quella che possiamo definire un'ingiustizia, c'era questo supereroe in questa New York al tramonto. Veramente lì si è quasi un attimo perso il confine tra i fumetti, o come diceva Max Pezzali in conferenza con Roberto Recchioni, noi appassionati siamo un po' abituati a vedere, a leggere di questi futuri distopici nel quale si muovono i nostri beniamini, ed in effetti quello che sta succedendo in questo periodo sembra veramente uscito da una storia che racconta una catastrofe un pochino. Quindi quell'immagine ha avuto un grande effetto su chi l'ha guardata. Quindi ecco, questa creazione di Sara Pichelli e Brian Michael Bendis è diventata veramente quasi un movimento popolare. Eh sì, infatti non dovremmo, proprio da appassionati, questo ci fa anche capire che non dovremmo mai dimenticare quanto comunque il fumetto e l'arte stessa siano parte integrante poi della nostra società e parte della vita quotidiana di comunque milioni di persone, no? Quanto comunque l'arte fumettistica possa influenzare anche la nostra società, per l'appunto. Come dicevo prima, è un personaggio che è stato creato in tempi non sospetti con queste caratteristiche, eppure vediamo che comunque nel 2020 è stato anche utilizzato per portare un messaggio importante, cose che purtroppo attualmente stanno succedendo. Esatto, a tutti gli amici collegati su Instagram, Facebook e YouTube, vi continuo a ricordare che avete la possibilità di interagire, che veramente ci fa molto molto piacere. Se interagite in diretta, chiedete quello che volete, sia a livello di domande, tra virgolette, normali, consuete, quotidiane, su Lucca, su quello che volete, ma anche se avete dei consigli o delle domande tecniche per quanto riguarda la fase pittorica di questo Spider-Man. Se solo volete sapere giusto quello che sto facendo in questo momento, allora io ho da quando abbiamo iniziato la diretta ho cercato di lavorare sui contrasti, quindi di alzarli nelle zone dove la luce batte in maniera più forte, e di andare quindi a rendere chiare le zone più chiare e a rendere scure le zone più scure, proprio perché in questo modo, alzando questi contrasti, l'immagine viene più fuori, sembra più vicina, e l'idea di fondo di questa immagine era creare un'immagine che avesse senso compositivo. Infatti è fatta da tre elementi di base: i palazzi, Spider-Man e il profilo di Miles Morales, che vedete leggermente più in basso in questo momento, ve lo alzo. Eccolo qua. Ok, quindi praticamente l'idea è che ovviamente Miles Morales venga più fuori, ma che le altre parti del dipinto possano avere un senso compositivo. Tutti insieme, no? Questi tre elementi che si incastrino, si intersechino bene. Per questo sto alzando questi contrasti per dare una sensazione di vicinanza, e il prossimo step che farò sarà quello di rimuovere la mascheratura, perché essendo che io sto lavorando con una luce calda, questo giallino dello scotch inizia a confondermi perché non riesco a capire esattamente questa luce gialla quanto è forte. Quindi vado a rimuovere tutto per poi riaggiungere
la mascheratura solo nelle zone dove, dove ne avrò proprio un bisogno assoluto. Però diciamo che la diretta era iniziata con giusto il colore di sfondo, il colore principale di sfondo per questa illustrazione, mentre adesso avete visto come le cose si stanno andando a definire. Quindi siamo già comunque alla modellazione, luci, ombre, contrasti. Ovviamente non siamo lontani dalla conclusione dell'immagine, che è disponibile per la vendita. Ovviamente non ha ancora né un acquirente né un prezzo, perché è in lavorazione, ma la potete ordinare e soprattutto potete chiedere tutte le informazioni che volete su costi, spedizione, ovviamente worldwide, spedizioni internazionali, assicurate, con tracking e tutto. Quindi veramente sentitevi liberi di commentare, io ho sott'occhio i commenti che fate su tutte le piattaforme. Infatti c'è il nostro caro amico Moreno che su Instagram scrive: gioco su PS4, stupendo, per me è uno dei giochi che ha segnato la generazione della console. A livello tecnico, ottimo lavoro, con città ricreata nei minimi dettagli, ed è stato bello avere un... Moreno, cosa volevi dire delle ultime due parole? Parlare divers, che cosa volevi intendere? Scusami, ma non ho capito, anche perché forse non il gergo dei videogiochi non lo conosco pienamente. C'è David che ti risponde a tutto quello che vuoi con i videogiochi. Sì, ha ripreso, sono d'accordo comunque per ora con quello che ha detto Moreno. Come dicevamo prima, effettivamente un gioco che è stata una ventata di novità quando è uscito, soprattutto perché per l'appunto non c'era stato, per quanto riguarda il mondo Marvel, non c'era ancora stato un gioco, se non forse Ultimate Spider-Man, uscito molto tempo prima su PlayStation 2, che aveva comunque portato delle novità al riguardo. I titoli che avevano fatto più successo nella storia recente erano stati dei titoli Warner Bros. DC Comics, quindi la trilogia di Batman. Effettivamente sentivamo la mancanza di un prodotto a marchio Marvel che avesse delle caratteristiche, soprattutto che fosse un titolo che invogliasse i giocatori a giocarlo. Certo, poi siamo veramente contenti che abbiano scelto Spider-Man, perché come dice il mio caro amico, bravissimo, gentilissimo Marco Checchetto, Spider-Man è un personaggio perfetto, è un evergreen, non calerà mai l'appeal che ha sulle persone, perché è un personaggio estremamente positivo, normale, in cui ci si può identificare, perché è un comunque la storia principale narra le vicende di un ragazzo che per... sentendo il peso della responsabilità di questi poteri che gli sono capitati tra capo e collo, decide di mettere davanti l'aiutare gli altri, anche se questo gli crea problemi con la sua relazione sentimentale, perché ovviamente rischia la vita sempre, oppure addirittura col suo lavoro, perché lui, se deve salvare la città, una persona o il mondo, non sta sicuramente a pensare al lavoro o agli orari di lavoro. Quindi è un personaggio buono per antonomasia, è l'icona del teenager inesperto, che però è abbastanza maturo da capire, anche dopo la sua grande frase, il suo grande mantra, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Lui capisce già in tenera età che vuole aiutare le persone, ne sente il dovere, anche se non sa perché ha quei poteri. Quindi è un personaggio estremamente positivo. E, muoversi in questa New York piena di palazzi e posti dove un ragno umanoide si può arrampicare è veramente una trovata spettacolare. Piccola comunicazione tecnica: gli amici che ci stanno seguendo su Instagram vedono solo una porzione dello schermo che viene inquadrato su YouTube e Facebook. Purtroppo è proprio un problema tecnico, perché Instagram è inquadrato in verticale.
Se avete voglia di vedere la grafica in sovraimpressione, i commenti oppure proprio il viso di me, di David, eccetera, eccetera, e tutto quello che sta intorno l'illustrazione, collegatevi pure su Facebook o YouTube. Moreno ci scrive un Parker diverso. Instagram taglia i messaggi, adesso vediamo di portarci a casa un dipinto, va? Ci sta un dipinto accanto a Spider-Man con la Torre di Pisa, accanto a Thor e Venom tuoi, così come gli ultimi di Spider-Man, fatti veramente bene e un'ottima rivisitazione. Grazie mille, guarda Moreno, sono contento che ti piacciono le mie immagini e sono contento che ce n'hai alcune e sicuramente, guarda, ne avrai altre ben presto. Se poi ci hai riconsentito di poterci spostare, mi è mancato, l'ho detto più volte, non andare a Catania quest'anno a Etna Comics e rivedere un sacco di amici, colleghi. Veramente, vi saluto tutti con tanto affetto. La componente umana comunque manca sempre, però siamo contenti che possiamo comunque essere in contatto con voi e soprattutto passare un po' di questa fiera insieme. Poi Marco comunque, come abbiamo detto prima, ora è già qualche anno che collaboriamo insieme, quindi ogni anno si cerca sempre di tirare fuori qualcosa di nuovo, come per l'appunto questo Spider-Man che quest'anno, in questa occasione ancora più particolare, come dicevamo all'inizio, è un po' la novità. Marco, guarda, magari una domanda a livello tecnico te la faccio io, che magari è una cosa che solitamente quando siamo in fiera, quando eravamo in fiera sperando di tornarci presto, ci viene e ti viene chiesta spesso. Soprattutto quando si disegna un personaggio come Spider-Man, che comunque spesso ha delle pose che lo portano ad essere una figura molto in movimento. Quale può essere il modo nel quale comunque tu organizzi l'immagine per dargli della dinamicità? Perché comunque l'immagine dia proprio la sensazione, nonostante sia immobile, sia dipinta, di avere del movimento. Magari qualche trucco anche per gli artisti che ci seguono su Instagram. Guarda, ti ringrazio per la domanda, anche perché la parola dinamicità è una parola che proprio in generale, anche proprio nella vita, mi piace tanto. Io l'ho detto e lo ridico, non è che non amo disegnare paesaggi perché siano facili o per tanti altri motivi, perché non meritino rispetto, ma proprio perché sono soggetti più statici rispetto ai supereroi. La cosa che più mi piace proprio dei supereroi e questa loro dinamicità. Spider-Man sicuramente risulta essere uno dei personaggi in assoluto più dinamici da disegnare, un po' perché volteggia e un po' perché deve avere delle pose che comunque ricordano le pose di un ragno, quindi le braccia e le gambe devono essere messe comunque in una posizione, non è che sempre vanno messe piegate a 90 gradi, no? Da formare un po' le solite zampette del ragno. Ma la questione è cercare di dare l'impressione che comunque lui sia correlato ai movimenti che può fare un ragno. Quindi una cosa è vedere un pochino anche quelli che sono i movimenti che fanno i ragni. Per esempio, una cosa che mi ha aiutato anche un po' a capire come far muovere l'uomo ragno è stato quello di guardare dei video che sono capitati su Facebook nel feed, dove proprio si vedeva proprio alcuni ragni che riuscivano a fare dei salti velocemente. Quasi, quasi come se si teletrasportassero in un attimo da punto A a punto B. E ho proprio detto, vedi, è un po' quello che fa Spider-Man, oppure la costruzione delle ragnatele, molto simili a quelle che comunque vengono rappresentate nei fumetti dell'Uomo Ragno. Quindi la prima cosa che io direi è quella, cercare di renderlo ragnesco. La seconda cosa invece è quella di
renderlo ragnesco, il problema potrebbe essere cadere in una sorta di banalità, perché alla fine alcuni movimenti possono essere stereotipati. Quindi può essere, ti può venire in mente di mettere determinate pose che comunque sono un po' viste e riviste. Quindi un buon suggerimento sarebbe quello di avere un modellino, o di quelli che riproducono un po' il corpo umano fisici, quelli che sono dei, una sorta di pupazzetti anatomici, oppure con dei modellini 3D, alcuni programmi anche di disegno tipo Clip Art Studio, no scusate, Clip Studio Paint, permettono di realizzarli, e quindi trovare delle pose che funzionino anche in virtù della prospettiva che si sceglie. Quindi io credo che queste siano le, un po' i due segreti per dare l'impressione che appunto sia, abbia le movenze di un ragno, e per uscire da tutta quella che può essere la banalità, ma non perché siano banali, semplicemente diventano banali alcune posizioni perché le abbiamo viste e riviste. Questa per esempio che ho disegnato io non è una posa particolarmente acrobatica o da contorsionista, che è un'altra cosa che si tenta di fare, no? Con Spider-Man vanno bene dei riferimenti di contorsionisti, eccetera eccetera. Questa qui è una posa dinamica in funzione, ve lo faccio vedere proprio così, in funzione della costruzione dell'immagine, perché voi vedete le linee di fuga dei palazzi che seguono questa direzione, e tutte le linee così fanno, fungono da linee cinetiche tutte queste dei palazzi, quindi avete l'impressione che lui faccia questo movimento verso di voi, anzi più esattamente questo, quindi che si avvicini dall'alto verso il basso, però le altre linee che vanno verso l'altro punto di fuga dei palazzi vi danno anche l'impressione della concentricità delle linee cinetiche. Quindi avete due linee di movimento che vi fanno capire che lui non si sta buttando da un muretto, ma è in una posizione per la quale la caduta sarà molto lunga e molto in alto. Quindi, nonostante non è una posa particolarmente acrobatica, però si capisce che sta cadendo, e poi ovviamente sta arranciando la ragnatela con la mano sinistra, mentre con la destra, quella che ha un po' più di forza, si regge alla ragnatela, che ora disegnerò anche meglio. Quindi non importa che per forza siano delle pose da acrobata del circo, anche se quelle effettivamente funzionano. L'importante è che funzionino in virtù del movimento relativo alla scena e alla prospettiva. Tutto qua. Ti ho voluto chiedere perché, per l'appunto, come ti accennavo prima della tua risposta, è una cosa che quando siamo in fiera, ragazzi che disegnano e che capita che magari ti fanno dare un'occhiata al portfolio, spesso la chiedono. Uno dei commenti che molto spesso ci vengono fatti quando viene sfogliato proprio il portfolio è che le immagini, mi ricordo una signora a Modena, quando siamo andati a Modena, se non mi sbaglio, un paio di anni fa, che disse proprio: sembra che esca fuori dal dipinto il soggetto, mi sembra stesse proprio guardando, fra le altre cose, uno degli Spider-Man del portfolio. Quindi niente, per tutti gli artisti, ma anche sia ragazzi che voi, semplicemente per passione, che ci raccomandiamo sempre, coltivatela, perché è veramente veramente bello. Se avete comunque necessità di capire come essere più dinamici, i suggerimenti che vi ha dato Marco vi possono comunque essere utili. E un'altra cosa, Marco, che magari potremmo spiegare è anche come avere una giusta resa quando magari si vanno a costruire i fondi dove poi andrà a essere collocato il soggetto, perché tu hai parlato in questo caso per esempio di palazzi con linee di fuga, quindi non andrebbe mai sottovalutata poi l'importanza anche di uno scenario ben costruito, no?
No, assolutamente. Allora, se la primissima fase è quella di bozze veloci che vi permettono di capire semplicemente le cose dove devono stare, in questo caso, se voi vedeste la bozza che è stata realizzata per questo, vedete semplicemente una figura simile con probabilmente gli arti in altre posizioni, ma si capisce che è centrale, per poi vedere il profilo, per poi vedere i palazzi. Queste bozze veloci sono utilissime, no? Come primo step per capire anche proprio a livello di freschezza le vostre idee impresse come fosse proprio una Polaroid, scusate, dei vostri pensieri, però poi quella necessita una costruzione sotto, quindi dovete andare a costruire tutta quella che è la struttura di base del disegno, prospettiva, anatomia, come la prospettiva sta nell'anatomia e viceversa, eccetera, eccetera. In questo modo voi date la correttezza all'immagine che merita il cliente che la va a comprare o la casa editrice che vi ha scelto appunto per realizzare quell'immagine. Quindi l'immagine deve essere corretta. Questo non vuol dire che ogni singolo, ora prendete con le pinze quello che dico, non vuol dire che ogni singolo aspetto dell'immagine deve essere scientificamente riproducibile. Cioè, per esempio, anche a livello delle luci, come un po' nei film, così nelle immagini le luci sono leggermente idealizzate, ma perché? Faccio un esempio. Qui ovviamente si vede che la luce sta dietro, perché? Perché vedete la parte più luminosa dietro e vedete la parte, diciamo, di fronte a voi più scura, quindi si capisce che c'è l'ombra. Ok, però come si fa nel cinema? Nel cinema vengono messe un sacco di luci e tutte con una determinata luminosità e una determinata colorazione per favorire la fruizione e la bellezza di quell'immagine. È un po' quello che può essere fatto nel disegno. Ci sono delle cose che potreste idealizzare semplicemente perché funzionano meglio. Immaginate delle scene dove la luminosità è veramente scarsa, a livello naturale, magari dietro una luce, c'è un oggetto che si pone davanti a una luce di spalle, voi lo vedete praticamente in silhouette, quindi vedete solo una macchia nera. Ovviamente per non consegnare una macchia nera a un publisher o a un committente, voi lavorate con delle seconde luci, con dei riverberi, con altri colori, quelle che sono le parti in ombra, proprio perché avete idealizzato in funzione dell'immagine alcune cose. Però ovviamente questo non vuol dire che diciamo, nessuno è autorizzato a sbagliare, perlomeno di grosso, quelle che sono le strutture di base del disegno. Come dicevo, pensate sempre al cliente che paga e quindi, dato che il cliente paga, merita che quello che sta acquistando gli sia consegnato con tutta la correttezza che si aspetta. Anzi, un suggerimento che è molto bello quando si superano le aspettative del cliente. Se il cliente ha la sensazione che sta pagando meno di quello che vale, diciamo che vi siete veramente fatti un nuovo cliente che continuerà ad acquistare da voi. Se invece quando il cliente riceve quello che ha ordinato, pensa, mamma mia, com'è venuto, l'ho pagato troppo per quello che ho ricevuto, probabilmente non avete lavorato abbastanza o abbastanza bene. E questo capita, nel senso, non, io per evitare questo procedimento cerco proprio di lavorare un po' in simbiosi con il cliente. In questo modo gli faccio vedere delle bozze tra le quali può scegliere, questo per qualunque tipo di lavoro, dalla grafica, eccetera, eccetera. In questo modo io il mio obiettivo principale non è tanto quello economico, ma la soddisfazione del cliente. Quindi se il cliente decide di darmi la cifra che io gli ho chiesto, lui però deve ricevere leggermente qualcosa in più di quello che aveva chiesto a me. Ed è così che cerco di conquistare un po' i clienti. Quindi capite che la correttezza delle immagini, come parlavamo con David, è veramente, veramente, veramente importante. Eh sì, soprattutto ribadendo un po' quello che dicevi tu, Marco, per garantire un prodotto, ma anche
Ragazzi, se lo fate, come dicevo prima, per passione, anche per avere comunque dei risultati che vi portino ad apprezzare e essere contenti, no? Poi di quello che avete disegnato, dipinto, colorato, sia che lo facciate a livello analogico, vecchio stile, o utilizzando anche la tecnologia. Certo. Un'altra cosa, Marco, che molto spesso viene chiesta, magari potremmo fare due parole, visto anche che comunque questo Spider-Man su cui stai lavorando, un po' questa caratteristica ce l'ha. Quale potrebbe essere un buon suggerimento, per avere una sorta di tridimensionalità, soprattutto quando magari si vanno a disegnare dei supereroi che in alcune vignette sembra che abbiano, per così dire, delle calzamaglie addosso, e in altre ci sono elementi di rilievo, come per l'appunto, in questo caso, vediamo c'è il simbolo del ragno, ci sono comunque delle parti di ragnatela un po' più grosse, o anche gli occhi stessi, no? Qualche suggerimento magari, a grandi linee che può essere utilizzato. Sì, bella domanda anche questa, veramente David, sono contento che mi fai compagnia in questi momenti, anche perché ovviamente dici sempre delle cose molto corrette e molto interessanti. Allora, chi dipinge deve imparare, che sia in digitale o che sia appunto in modo tradizionale, deve imparare a differenziare, come quando si impara a dare un'età diversa alle persone, si deve imparare a differenziare i materiali. Quindi, se questa deve essere, per dire, pelle, leather, deve avere quell'effetto, cioè di come rinfrange la luce la pelle. Se questa deve essere plastica o è silver surfer, quindi cromato, metallo, bisogna imparare a differenziare i materiali. Allora, in questo caso specifico, vorrei iniziare premettendo una cosa. Ci sono degli artisti che non per gusto personale, è giustissimo, non ritengono di dover dare una spiegazione a quelle che sono le caratteristiche fantastiche dei supereroi. Supereroi sono belli quando sembrano un po' che i loro vestiti siano così aderenti, proprio perché si mostra la loro anatomia atletica e si dimostrano prestanti in grado di fare quello che devono fare, cioè combattere. Però, diciamo, spesso vengono proprio disegnati come se la loro pelle fosse il costume. A me, diciamo, che piace allinearmi a quelli che in minima parte cercano di dare una spiegazione o un senso, per così dire, ai costumi. Quindi a me mi fa piacere quando si vede che dentro una tutina di spandex, che vi posso assicurare è praticamente come una seconda pelle, però ci sia comunque un uomo dentro. Quindi non è la sua pelle, è un tessuto aderente. Come mi piace anche quando qualcuno ha un'armatura come Iron Man, oppure semplicemente un vestito leggermente più grosso, come Capitan America, no? Ha sicuramente più spessore rispetto a quello di Spider-Man. Mi fa piacere quindi che ci siano delle pieghe, delle luminosità, delle tridimensionalità diverse in funzione di quello che stanno utilizzando. Questa è, diciamo, una sorta di scelta stilistica. Mi piace che ci siano delle pieghe, che ci siano delle ombre, delle differenze di materiali. E è una cosa che io nel mio immaginario, quando dipingo, cerco di riprodurre. Poi però ci sono anche altri nomi del fumetto incredibili che non stanno lì a dare una spiegazione ai supereroi, e quindi appunto fanno proprio come fosse una seconda pelle, il costume, eccetera, eccetera, e va benissimo così. Però ecco, io cerco di dare tridimensionalità giocando con gli elementi del costume. E poi giocando con le luci e le ombre che lo compongono, proprio per dare volumetria, modellazione a quegli elementi. Mi piace perché mi sembra leggermente più naturale, e io sono convinto che quando si parla di supereroi funzionano ancora di più se sembrano probabili. Cioè, se tu osservatore pensi, cavolo, quella cosa la potrei fare anch'io,
Beh, probabilmente stai avendo una risposta empatica, ti stai mettendo proprio nei panni di quel personaggio e stai iniziando a sviluppare proprio un affetto verso quel personaggio. Se invece inizi a pensare che è troppo impossibile o fantasioso, stai mettendo un po' di distanza tra te e quello che è il personaggio nello specifico. Quindi, diciamo, io la risposta alla domanda è questa: io cerco di scomporre i vari elementi del costume per poi giocarci con luci e ombre. Questo spiega anche, no, Marco? Tanto ti ringrazio per la risposta, che è stata veramente esauriente. Spiega anche poi, comunque, perché molto spesso quando andiamo a vedere un film supereroistico, magari speriamo quanto prima di poter tornare al cinema, comunque vediamo tutto un film supereroistico. Tendenzialmente alcune tipologie di costumi magari vengono lavorati o vengono ricreati esclusivamente in digitale, mentre altri vengono fatti a livello fisico, vengono proprio cuciti a mano per l'attore. Anche perché, come dicevi tu, prendendo sempre l'esempio di Spider-Man, per come lo conosciamo noi, ha alla fine una tuta di spandex che è come una seconda pelle, quindi spesso per darci l'effetto di tridimensionalità, che poi lo fanno anche molto bene, viene preferito ricrearla in computer grafica. E molto Certo, spesso. sicuramente nelle scene acrobatiche è proprio quello che viene fatto, perché ovviamente nessuno stunt potrebbe fare le acrobazie tra i palazzi che fa Spider-Man, e quindi ci sono delle scene nei film che vediamo bellissimi dove appunto viene ricreato tutto il costume con tutti i propri dettagli in CGI. Quindi, David, hai detto veramente bene. Sì, è molto. Che poi anche lì sono, come dicevi tu, sono poi scelte. Ricordiamo che comunque anche lì la figura dell'artista che poi segue in quel momento la produzione è anche importante, perché spesso è proprio dai bozzetti, dai concept, sia per un eventuale film o anche per un videogioco come il Marvel Spider-Man di cui parlavamo prima, viene comunque fatto uno studio, no? Dietro a. Anche semplicemente al costume, no? Che poi vorrà essere utilizzato. Non so se hai avuto modo di parlare anche con Checchetto di questo, se magari qualche volta in cui vi siete sentiti ti ha un po' parlato anche di cosa è stato per lui disegnare Spider-Man con il costume nuovo fatto per il videogioco, o comunque se anche tu hai avuto delle idee, degli studi particolari quando ti è stata richiesta un'immagine con Spider-Man o di qualche altro supereroe. Ma guarda, fai ancora una volta una domanda molto appropriata, perché quando Checchetto aveva realizzato una copertina proprio col costume dello Spider-Man della PlayStation 4, io ho subito desiderato di riprodurre quel costume, perché io quel costume lo trovo fantastico, l'adoro. Infatti, quell'immagine che poi avevo iniziato quella volta a Modena, dove c'eri anche tu, David, Sì. la potete comunque vedere sul mio sito. E Checchetto stava presentando proprio quella copertina e dissi: guarda, Marco, io non ho capito bene alcuni pezzi, diciamo, di quel costume. Per esempio, c'ha una fascia bianca che non capivo Sì. dove iniziava e dove finiva qui sull'avambraccio. E parlai con Marco di questo, e Marco, vabbè, che è una persona di una gentilezza devastante, non solo mi disse proprio come era fatto il costume, ma mi diede anche qualche consiglio, e lì proprio in quell'occasione disse: Spider-Man è un personaggio nato perfetto, non calerà mai. E io sono d'accordo con lui. E, mi piace tantissimo quel costume, lo trovo bellissimo. E come Checchetto ci sono tanti che hanno realizzato dei costumi anche proprio su richiesta dei Marvel Studios. E questi artisti sono fenomenali. Fate conto che si passa da Eddie Granov, che ha praticamente inventato l'Iron Man cinematografico, perché Fantastico. quando è arrivato lui in Marvel, Iron Man comunque sembrava indossare una tutina gialla e rossa, leggermente Sì.
dei riflessi sopra che dicevano volevano farla sembrare metallica, lui invece l'ha proprio fatto diventare un'armatura tecnologica. E il procedimento che Eddie Granov ha realizzato ha permesso tutti questi film. Lui ha proprio lavorato per anni per i Marvel Studios, penso continui ancora, come anche il proprio lo chief director della sezione artistica, Ryan Maynarding, che è quello che ha creato i costumi, i concept art della maggior parte dei film della Marvel. E questi sono artisti straordinari, sono artisti bravissimi, capaci, che fanno un lavoro stupendo. E veramente, ancora una volta, mi trovo a dire in questa trasmissione che forse non è automatico pensarci, ma il lavoro che c'è dietro ai fumetti, ai film, a queste cose che magari qualcuno potrebbe pensare siano infantili o poco importanti, è veramente un lavoro enorme che richiede professionalità, sforzi, denaro. Quindi veramente vogliamo dare pregio a tutto il lavoro che viene fatto in tal senso. Sì, mi permetto anche di aggiungere, Marco, che uscendo un po' dall'ambito fumettistico e supereroistico non andrebbe mai sottovalutato, come hai detto bene tu, il lavoro degli artisti come anche lo sei tu, che comunque anche in altre produzioni spesso sono impiegati per creare scenografie, per creare costumi per personaggi anche di film o serie televisive ambientati nel mondo, in un mondo reale, per così dire, meno fantasioso, no? Sappiamo comunque c'è l'importanza anche di studi sul personaggio per poterlo poi rendere sul schermo un personaggio o un luogo che trasmetta qualcosa al telespettatore. Quindi non si riduce solo all'ambito fumettistico supereroistico, ma il lavoro poi dell'artista abbraccia veramente tanti campi. E può essere, anzi, non può essere, è importante anche per svariate produzioni, no? Assolutamente sì. E con questa chiusura di David vogliamo chiudere questa sessione di live painting che riprenderà più tardi, per dare il benvenuto all'ospite che abbiamo per questa fase di cui tanto vi ho parlato durante i 3 giorni che sono trascorsi. Adesso vi mando un breve spot pubblicitario di qualche secondo e ci ritroviamo con Marco Gottardi per parlarvi del progetto di Cartesi Editore. A tra poco. Eccoci qua, mi sono appena accorto che l'audio dello spot non si è sentito, fatto dalla nostra amica doppiatrice. Mi dispiace tanto, ma fra un'ora ve lo ripropongo, non voglio assolutamente togliere tempo agli ospiti che ci sono. Metto un po' una visuale che li fa vedere tutti e tre. Eccolo qua, siamo collegati con Marco Gottardi e Marco, ti saluto. Buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo da parte mia e da parte di tutto lo staff di Edizioni Cartesia.
Ecco qua, abbiamo messo anche il logo sovraimpressione. Prima di darti la parola vorrei semplicemente dire, ecco qua, ospite Marco Gottardi, vorrei semplicemente dire, per amore dell'argomento e anche perché questo spezzone verrà poi tagliato e riproposto, chi siamo noi tre. Soprattutto io vorrei dire chi è David. David è un amico lucchese, fraterno, che collabora con me, diciamo proprio con la ditta Marco Russo Arti, in tutti gli eventi che facciamo, soprattutto fuori sede. Quindi nelle fiere lui ci aiuta veramente a relazionarsi con il pubblico e aiuta gli utenti a fare i loro acquisti, ed è veramente una risorsa straordinaria. Lo avete conosciuto nell'ora che ha preceduto questa conversazione, di quanto veramente abbia delle doti comunicative. Quindi lui ci guiderà in questa intervista molto importante per me, dove io non vedo l'ora veramente di darvi questa notizia, queste informazioni. Quindi io adesso passo la parola a David, che come moderatore guiderà quella che è proprio la conversazione che stiamo per fare. Grazie, grazie Marco anche per la bella introduzione che mi hai fatto. Io do un buon pomeriggio a tutti, ringrazio ancora Marco Gottardi e Cartesia che si sono prestati a questa intervista che faremo oggi per presentare questo importante progetto. Quindi io partirei subito a fare una domanda per Marco Gottardi, e vorrei chiederti, Marco, come è nata l'idea di questo ambizioso progetto che avete intenzione poi di portare sul mercato per tutti noi? Beh, è un progetto che ha diversi mesi alle spalle di studi e di ricerche, che comunque si inserisce in quello che è il solco tradizionale di Edizioni Cartesia. La mission da sempre della casa editrice è quella di promuovere e valorizzare il ricchissimo patrimonio culturale italiano, inteso a 360 gradi. Questa volta l'idea del nostro direttore editoriale, Christian Ronchin, era di fare un qualcosa di totalmente nuovo, di ambizioso, un grande progetto. E nella fattispecie siamo andati a pescare nella grande tradizione letteraria italiana. Quindi l'idea del nostro direttore era riuscire a riproporre le grandi opere letterarie di tutti i tempi italiane in una veste nuova, originale, ma soprattutto in un modo che potesse essere accessibile, comprensibile a un pubblico il più vasto possibile. Quindi, pensando un po' da dove poter cominciare questo nuovo corso, ci ha fatto gioco il fatto che nel 2021 cada il 7° centenario della morte di Dante. E quindi, insomma, la scelta è stata per certi versi semplice ed è ricaduta sulla Divina Commedia, che peraltro è, posso dirlo, l'opera più importante della tradizione letteraria italiana, ma anche forse una delle opere più importanti al mondo. È il secondo bestseller dopo la Bibbia, ecco, la Divina Commedia, quindi stiamo parlando di un libro noto a tutto il mondo. Un testo però particolarmente difficile da portare soprattutto a un pubblico di non addetti ai lavori, motivo per il quale si è resa necessaria la stesura e la preparazione di una serie di testi che introducessero e spiegassero dettagliatamente l'opera. Ora, conoscendo la mia formazione, la mia passione, insomma, relativa specialmente alla letteratura medievale e in modo particolare a Dante, l'editore mi ha coinvolto direttamente affidandomi il compito di spiegare tutti e 100 i canti della Divina Commedia, dandomi un solo chiaro diktat, che è il seguente: la nostra Divina Commedia deve essere comprensibile per tutti. Tant'è vero che a supporto dei miei testi ci sono anche, abbiamo un'introduzione generale a tutta l'opera, a tutto il poema dantesco, e poi tre specifiche introduzioni alle varie cantiche, a firma del professor Aldo Maria Costantini, con il quale ho avuto il piacere di laurearmi, che aggiungono ulteriori informazioni e strumenti utili poi per il lettore. Questo però non bastava, perché sì, è vero che l'Italia è terra di grandi tradizioni letterarie, eccetera, ma come tutti ben sappiamo è terra anche e patria di una ricchissima tradizione artistica, pittorica. E quindi l'idea del nostro direttore è stata quella di affiancare al progetto letterario anche un progetto artistico.
Quindi abbiamo deciso di corredare questa edizione della Divina Commedia di 100 opere che illustrano, rappresentano la figura dei 100 canti. Di fatto ne è nata un'edizione illustrata, quindi, della Divina Commedia. E la cosa poi più bella, secondo me, è che non ci sono state delle selezioni a livello di stile, no? Quindi abbiamo cercato di essere il più aperti e il più diversificati possibile, proprio per raggiungere anche un più largo pubblico, tant'è che in questa edizione trova spazio dal figurativo all'astratto, dal surrealismo alla pop art, alla comic art, ecco, quest'ultima posso dire magistralmente interpretata dal nostro Marco. Quindi diciamo che c'è stata, come mi dicevi e ci dicevi, comunque un'inclusione di vari stili di vari artisti. E qual è stata un po' la reazione dei vari artisti che avete contattato per coinvolgerli nel progetto, alla vostra proposta? Allora, intanto do qualche numero giusto per capire che tipo di edizione illustrata è questa. Non abbiamo coinvolto un artista, bensì ci sono 33 artisti che hanno realizzato ciascuno un'opera per ogni canto di ogni cantica della commedia. Quindi ogni artista si è dovuto confrontare con un canto dell'inferno, un canto del purgatorio, un canto del paradiso. Poi c'è un 34esimo artista che ha raffigurato il primo canto dell'inferno, che funge un po' da introduzione a tutto il poema, e in totale, insomma, abbiamo coinvolto 36 artisti, perché poi ci sono anche quelli che si sono occupati di creare le opere per le copertine del libro, per le mappe dei tre regni ultraterreni, e addirittura abbiamo coinvolto un'artista che si è occupata nello specifico di realizzare le iniziali dei canti di Dante, un po' riproducendo quell'idea dell'iniziale miniata dei manoscritti medievali. Abbiamo lasciato a tutti la massima libertà di espressione, quindi abbiamo detto: fate quello che volete, interpretate liberamente il vostro canto. L'unico diktat che abbiamo dato è stato quello relativo al formato, da realizzare tutto in 70x50 per ovvie ragioni di impaginazione, perché così rispetta la proporzione del libro, e anche quando lo andiamo a impaginare a fronte del canto non andiamo a sproporzionare l'opera dell'artista, non andiamo a modificarla nelle proporzioni. C'è da dire che il nostro direttore ci ha tenuto particolarmente a coinvolgere, a fianco di firme illustri di artisti affermati che hanno alle spalle delle personali molto importanti, come può essere un Sergio Favotto, una Sonia Ross, un Luca Dall'Olio, anche tutta una serie di artisti emergenti o comunque di giovani talenti. Questo proprio per dare spazio a tutti e per cercare di dare anche un'immagine di tutto quello che è il ricchissimo patrimonio figurativo, pittorico, artistico, contemporaneo. Oltre a questo, un occhio di riguardo anche alle donne, perché su 36 artisti ben 19 sono firme femminili, quindi abbiamo coinvolto anche molte donne in questo progetto. Ricordo che in verità queste raffigurazioni dei canti non è un mero apparato decorativo, perché abbiamo coinvolto anche dei critici d'arte e degli studiosi che hanno realizzato ad hoc le schede che il lettore troverà alla fine di ogni volume, schede critiche che illustrano e spiegano le opere riprodotte all'inizio del canto. Quindi non si tratta di un semplice ornamento, ma è qualcosa in cui l'arte ha un peso specifico importante e dialoga con l'opera stessa. Quindi è anche un ulteriore stimolo a leggere Dante in un altro modo, attraverso appunto le opere di questi artisti. Per quanto riguarda la ricezione, io credo, questo forse lo potrà confermare anche Marco, da quanto ho avuto modo di sentire, soprattutto proprio con Marco, mi sembra che la cosa sia stata accolta con grande entusiasmo, con grande piacere, insomma, ecco, giusto? Sì, infatti proprio a questo riguardo chiediamo proprio a Marco. Marco, a questo punto, tu cosa hai pensato quando Cartesia poi ti ha contattato e ti ha fatto questo tipo di proposta? Allora, innanzitutto, David, prima di risponderti, io volevo fare due ringraziamenti. Il primo è a Christian Ronchin, che è il direttore di Cartesia, e poi a Marco, che è collegato con noi, perché Marco è stato...
cioè quando io ho chiesto al direttore se voleva dare un'anteprima per questa trasmissione, di cui ringraziamo Lucca Comics per il supporto, il direttore mi ha affiancato Marco, che io cerco di essere sempre entusiasta, cioè io sono una persona che cerca di condividere l'entusiasmo, però lui con correttezza e gentilezza mi ha veramente avvallato tutte le cose che gli ho detto, le istruzioni che gli ho dato per la diretta, quindi io ringrazio la sua disponibilità e la sua gentilezza, che non si compra al supermercato. E vorrei dire un'altra cosa, David, nel materiale che ti abbiamo fornito vorrei che tu potessi leggere, per amore dell'argomento, a tutti quelli che ci guardano in diretta. Tra l'altro vi vorrei comunicare che sia su Instagram che su Facebook e YouTube in questo momento sono collegati diversi utenti, e per amore dell'argomento vorrei che tu leggessi chi è effettivamente Marco Gottardi, cosa ha fatto e come mai è la figura migliore e più adatta per questo progetto. Sì, allora facciamo un attimo di riepilogo allora sulle figure che abbiamo collegate qui oggi. Allora, per quanto riguarda Marco Gottardi, Marco, poi correggimi se c'è qualcosa di inesatto, Marco, senza problemi, il caporedattore presso le edizioni Cartesia di Treviso, giornalista, critico letterario e scrittore, con all'attivo 8 pubblicazioni tra poesia, saggistica e narrativa. Hai conseguito la laurea triennale in lettere e hai anche la laurea specialistica in filologia, letteratura medievale e umanistica, e ti sei laureato all'Università Ca' Foscari di Venezia, giusto? Corretto. Perfetto. Discutendo, fra le altre cose, due tesi proprio su Dante, quindi quando prima ci dicevi che comunque è un pane, scrittore, diciamo. Esatto, che ti sta a cuore. Perfetto. Quindi capiamo comunque anche il bel coinvolgimento che devi aver avuto in questo progetto, proprio anche magari per un'affezione emotiva. Certo, poi ci torneremo, è stata anche una faticaccia, poi magari entreremo nello specifico di quello che è stato il mio contributo in questo progetto. Sì, poi tra l'altro voglio anche dire che vorrei anche sacrificare parte della parte successiva proprio per dedicare tempo a questa cosa, quindi non vorrei per quest'unica fase dell'Open Studio Online stare a guardare l'orologio, quindi fin quando abbiamo informazioni da darvi ve le diamo. Questo è un progetto veramente importante, quindi non baderemo a darvi le informazioni che abbiamo pensato di darvi, non staremo a guardare l'orologio, perché vogliamo veramente che possiate essere a conoscenza di quello che è stato fatto e vi faremo vedere qualcosa di molto interessante. Adesso ripasso la parola a David, scusa se ti ho interrotto. No, tranquillo, tanto guarda, era proprio tra le altre cose una domanda per te. Parlavamo del fatto che, appunto, come ci diceva Marco Gottardi, che hanno cercato, Cartesi ha cercato di includere vari artisti. Volevo capire un attimino qual è stata la tua reazione quando sei stato contattato e poi successivamente anche in che modo ti sei approcciato al progetto, quindi come hai iniziato la lavorazione delle tele che ti sono state commissionate. Allora, la mia risposta è duplice, e la prima parte della risposta sicuramente è stato un sentimento di sopraffazione. Io mi sono sentito sopraffatto ad ascoltare la parola Dante, illustrazioni. Io non sono di certo un esperto del campo di Marco Gottardi, ma ovviamente mi rendo conto che la Divina Commedia sia tra le opere letterarie più importanti che tutti possono conoscere. Quindi mi sono sentito sopraffatto, subito dopo mi sono sentito estremamente eccitato, perché io ho pensato, ma guarda che bella opportunità che ho di uscire da tutte quelle che sono le comfort zone, quindi non stare a fare un'immagine con palazzi, con anatomie particolari, ma fare un soggetto piuttosto classico, portando quelle che sono le caratteristiche della mia corrente artistica, cioè questa dinamicità e questi colori che, come ho detto tante volte, io adoro un pochino più saturi, un pochino più forti, come portarli a favore di una cosa del genere. Qualcuno inizia a farci complimenti, Federica Favaron, Andrea De Pieri, veramente vi ringraziamo dell'interazione che state avendo.
E quindi io ho iniziato a essere estremamente eccitato, ho detto mamma mia, ma che opportunità ho! Chi avrebbe mai potuto immaginare che avessi potuto fare delle illustrazioni con questa tematica? La seconda parte del mio pensiero iniziale è stata riferita a, proprio per continuare il discorso della corrente artistica, uno dei migliori, dei maggiori, dei più bravi esponenti della letteratura illustrata a fumetti, della comic art internazionale, è un italiano, ce ne sono diversi italiani, no? Li abbiamo anche citati diversi in questa trasmissione, da Checchetto a Simone Bianchi, sappiamo, però ce n'è un altro, un artista di Roma che io considero un amico, che si chiama Gabriele Dell'Otto. Gabriele proprio da qualche anno addirittura aveva interrotto un contratto in esclusiva per dedicarsi a un progetto dedicato a Dante, che se non erro è edito da Mondadori, e sono stati, lui ha realizzato su tela delle immagini dipinte ad acrilico che rappresentassero i vari canti. Ora, lui essendo veramente straordinario, io la prima cosa che ho pensato è: se io accetto di fare questa cosa, deve essere assolutamente diversa da quella che ha fatto lui, perché anche per quanto riguardava il mio lavoro era prevista una tela e io lavoro con gli acrilici, anche perché c'era una scadenza e l'acrilico mi permetteva di stare nelle tempistiche. Quindi io ho lavorato da la fine di giugno all'inizio di settembre per realizzare le mie tre tele, e quello che veramente ho voluto fare, ripeto, è stato portare le caratteristiche della mia pittura, che viene un po' dall'invenzione di dipingere in modo classico i supereroi, e quello di differenziarmi da quello che aveva fatto Gabriele Dell'Otto. Perfetto, quindi comunque capiamo anche che l'impegno che tu ci hai profuso, poi speriamo che non appena il tutto sarà edito potrà essere anche apprezzato da, come ci diceva prima Marco Gottardi, anche da più persone possibile, visto che ci accennavi, la volontà è quella di portare questo progetto comunque a disposizione, alla portata di tutti. Infatti vi daremo un'anteprima assoluta di una delle immagini appena, fra qualche minuto, quando inizieremo a parlarne della fase più tecnica. Abbiamo ricevuto il permesso dall'editore, quindi vi mostreremo un'immagine e anche un video della realizzazione, e io veramente non sto nella pelle, non vedo l'ora di farvelo vedere. Perfetto, quindi addirittura avremo anche questa grossa novità in anteprima. Una domanda per Marco Gottardi, visto che prima parlavamo proprio del fatto che ci saranno delle introduzioni, ci accennavi che state pensate delle introduzioni, delle spiegazioni anche delle opere. Come sono state realizzate ed eventualmente come ha organizzato i contenuti che poi verranno trovati nell'opera? Allora, le cento introduzioni sono, in verità, sarebbe più corretto chiamarle spiegazioni, nel senso che il lavoro che ho fatto è stato quello di cercare di portare appunto a un pubblico il più vasto possibile, e soprattutto pensando a un pubblico di non addetti ai lavori, di chi non ha studiato, di chi non conosce la Divina Commedia, di portare questo testo in maniera accessibile a questo tipo di target. Ora, questa operazione non si poteva fare tramite delle semplicissime parafrasi, perché la parafrasi resta uno strumento sterile, inutile, in quanto è fondamentalmente una traduzione dall'italiano antico all'italiano contemporaneo, ma non spiega nulla di quello che è il pensiero di Dante. Quindi in queste spiegazioni potremmo definirle vagamente delle parafrasi commentate. Io ho cercato di rimanere il più possibile aderente al testo dantesco, ma ho spiegato passo passo, direi quasi verso per verso, tutto il canto, di modo che il lettore si trovi poi, dopo aver letto questo testo introduttivo di spiegazione, che ha un carattere divulgativo, quindi non è un testo critico, dopo aver letto questo testo, abbia in mano gli strumenti e le conoscenze e le informazioni per poter leggere autonomamente l'intero canto della commedia senza il bisogno di un commento puntuale sotto al testo, come di solito si fa nelle edizioni commentate. Quindi l'ottica è questa, e soprattutto
quella di non semplicemente tradurre la parola o spiegare il verso, ma cercare anche di spiegare il motivo per il quale Dante usa quella parola o il motivo per il quale scrive quel verso o racconta quella storia in quel determinato contesto. Quindi cercare di entrare un po' nell'officina del poeta e far entrare in questo luogo appunto le persone che magari anche spesso per timore di fronte a un testo così difficile non si sono mai avvicinati, ecco. Quindi effettivamente rendere comunque il testo comprensibile per il target delle persone di cui mi parlavi nella risposta che mi hai dato deve essere stata comunque magari anche una difficoltà, un lavoro molto importante nel redigere i testi. C'è stata solo questa o è stata comunque questa la difficoltà più grossa o ce ne sono state anche delle altre che effettivamente nel redigere i testi si sono presentate? Guarda, ti dirò sinceramente, la difficoltà più grande è stata proprio questa, perché se è vero che per conoscere e spiegare le parole ormai abbiamo a disposizione tutti gli strumenti utili per poter decifrare e decodificare l'italiano antico, invece rendere facile una cosa difficilissima è cosa non facile per niente, quindi è stata proprio questa la difficoltà. Il rischio qual era? Scusate che mi è caduto il microfono, ecco. Il rischio è quello di, da un lato, di rischiare di banalizzare il testo dantesco, il dettato, il significato della poesia e della commedia, o addirittura dall'altro di snaturarlo, di passare sopra a cose che magari si potevano dire, ma per non complicare le cose non si sono dette. Ecco, la difficoltà è stata questa soprattutto per il fatto che ho deciso che non ci dovevano essere compromessi. Allora, in testi come questi si devono fare delle scelte per forza di cose, perché tutto non si può spiegare, altrimenti avremmo dovuto fare un volume di migliaia di pagine, ma scelte, ma non compromessi. Capiamo, quindi ti ringraziamo anche per questa risposta veramente esauriente, capiamo anche veramente il lavoro importante che c'è proprio dietro questa imminente edizione. Volevo tornare un attimo sull'ambito artistico, chiedendoti, Marco Russo, prima parlavamo del fatto che hai iniziato la lavorazione delle tele. Tra quelle su cui hai lavorato, qual è la tua preferita ed eventualmente anche se ci dici qual è stata, oltre a quella, anche quella che ti ha richiesto un po' più di lavoro? Allora, grazie. Marco, ok, allora presumo che in questo momento qui Marco abbia qualche problema tecnico, quindi non appena direi un attimo quella. Ci senti, David? Abbi un attimo di pazienza, Marco, perché ci deve essere dell'interferenza nella tua connessione. Ora, se ce la facciamo bene, se no magari rivolgo qualche altra domanda a Marco Gottardi, anche in relazione sempre all'ambito artistico, e poi mi rispondi dopo quando riprendo un po' il tutto. Ok. Niente, allora, aspettando un attimino che Marco rientri. Mi sentite? Ok, ora sì, abbastanza meglio. Dicevamo per l'appunto, Marco, se ci puoi dire, ripeto anche per chi si fosse collegato adesso, qual è la tua tela preferita, quella su cui hai lavorato, che dici, arrivato in fondo e hai detto, questa è veramente tra le tre quella che mi è venuta meglio, e anche quale tra le tre è stata la più complessa su cui hai lavorato? Guarda, prima di risponderti metto a video il fatto che ci stanno facendo dei complimenti a Aurelio Valenti, complimenti a Marco e Cartese, non vediamo l'ora di sentire il profumo di questo favoloso progetto, e anche Andrea De Pieri, ancora complimenti per il grandissimo lavoro fatto e in generale per il fantastico progetto. Per poter rispondere al meglio alla domanda che riguarda le immagini, io arriverei al grande momento di farvi vedere la prima, sul quale poi posso fare delle considerazioni. Quindi vi metto a video, anzi, non voglio usare un gioco di parole, vi metto il video della realizzazione della prima tavola che io ho fatto, ovvero l'Inferno,
e al termine del video vi metto poi l'immagine definitiva sulla quale poi vi dirò delle cose. Il video non è lungo, quindi se iniziate a guardarlo, arrivate fino alla fine, perché vedete che ci sono proprio dei cambi di tecniche e di registro durante la lavorazione. Sono più di 100 ore, velocizzate tantissimo e siamo riusciti a condensarle in soli 5 minuti. Quindi vi metto questo video. Thank you.
Ed eccoci. Bravissimo. Veramente, Marco, abbiamo potuto vedere anche quanto tempo e quante energie richiede spendersi a creare una tela come questa. Quindi veramente bravo, un ottimo lavoro. E questa qui è la tua preferita, come dicevamo prima, o è una delle altre due? Allora, devo dire che io ho avuto l'opportunità di scegliere i canti sul quale volevo lavorare, e quindi ho scelto tutte immagini che ho dovuto leggere la Divina Commedia, che è stata una piacevolissima scoperta, e ho scelto di rappresentare tutte le immagini che mi avessero lasciato una forte emozione. L'emozione più grande, devo dire, l'ho messa e l'ho ricevuta dal Purgatorio, perché ho voluto rappresentare veramente quella che secondo me è la scena in assoluto più topica di tutto il Purgatorio. Però non vi voglio svelare niente di Paradiso e di Purgatorio, perché già abbiamo avuto la gentile concessione di far vedere una immagine in anteprima, quindi quando poi sarà possibile con un'altra diretta o un video vi spiegherò, vi mostrerò e vi parlerò di delle altre immagini. Due parole su questa. Allora, questo è il Cantico 29 dell'Inferno, ovvero il Pozzo dei Giganti. Siccome l'Inferno è strutturato in modo che si scende, io ho immaginato Dante al centro dell'immagine da una superficie sopraelevata. Quindi lui viene dall'alto, dal girone precedente, e deve scendere. Quando scende incontra questi giganti che la Divina Commedia rivela che Dante li paragona a delle torri, dice che per lui sono grandi come delle torri, quasi non ne vedeva la fine di questi uomini possenti, fortemente legati al suo tempo. Al suo tempo si erano uomini riconosciuti, realmente esistiti per quello che Dante poteva appunto raccontare, i giganti, e questi giganti ricevono la loro punizione. E qual è la loro punizione? Quella di non poter usare la loro devastante potenza fisica, in quanto sono immobilizzati e non possono neanche usare le loro facoltà intellettive, in quanto il loro linguaggio è confuso, loro non capiscono quello che gli viene detto e non riescono a farsi capire per il linguaggio che usano. Sono immobilizzati, e una delle parole per descrivere questo quadro è proprio uscita fuori dalla bocca di David quando gliel'ho mostrato in maniera amichevole, essendo un amico di famiglia. Lui ha detto: guarda, si vede proprio che è un ambiente tra virgolette spettrale, perché si percepisce un'atmosfera di claustrofobia. In effetti questa è una punizione, siamo nell'inferno, e quindi questi uomini non solo sono imprigionati, sono perennemente per metà nell'acqua, ma sono tutti vicini, cioè loro non si possono muovere, non si capiscono, non possono parlare. Il cambio di direzione di cui vi parlavo prima era dato dal colore, perché ovviamente pensando a questo ambiente spettrale come fosse un po' una grotta, un elemento naturale, ero partito con dei colori molto bui. Poi è successa una cosa casuale, nel senso che io sono andato a pranzo con mia moglie e mia mamma in un ristorante cinese. Accanto al ristorante cinese c'era uno dei classici shop, negozi cinesi, che in genere hanno sempre un reparto cartoleria. In questo reparto, ve lo faccio vedere, in questo reparto cartoleria c'era un dispenser di colori acrilici con un colore che io, quando l'ho visto, ho avuto un attimino un'illuminazione, che è questo colore qua. È un colore particolarissimo, perché è un colore pesca fluo, ma io ho subito sentito un feeling con questo colore. Certo, fare Dante con dei colori fluo poteva essere una cosa inizialmente molto strana. Quindi praticamente cosa ho fatto? Ho dato tutta l'atmosfera, e nel video che vi ho mostrato prima si vede, con questo colore che richiama un po' le fiamme, il colore di questo inferno, e ci fa capire qual è il passo successivo che farà Dante quando supererà questo girone. Quindi siamo in un ambiente scuro, tetro, dove delle persone stanno ricevendo la loro condanna, e con un colore fluo
che richiama i toni caldi, ma non è abbastanza saturo da raggiungere i rossi o gli arancioni del fuoco, questa grotta viene illuminata facendoci capire dov'è che Dante deve andare. Quindi noi vediamo dove parte, anche se Dante è in una superficie sopraelevata rispetto a quest'acqua che fa da orizzonte, Dante, ho scelto una prospettiva dove comunque non riesce a essere al di sopra dei giganti. Questo proprio per far capire la loro proporzione immane. Di solito quando noi siamo dall'alto vediamo il centro della testa di una persona, quindi possiamo vederli tutti dall'alto verso il basso. Questi giganti sono talmente enormi, come probabilmente lui li stava vedendo, che non riescono a andare sotto gli occhi di Dante, ma Dante, nonostante in alto, deve continuare ad alzare gli occhi, e infatti nel suo viso lo vediamo con il capo verso l'alto, con una faccia stupita, e accanto a lui ovviamente Virgilio, non stupito, perché lui conosceva bene quello che c'era nell'inferno. Quindi questo è quello che ho fatto e quello che volevo raccontare. Perfetto, ma grazie anche perché comunque ci hai dato, insieme al video e anche a questa spiegazione sul colore che hai usato, comunque veramente l'opportunità di capire che anche studio c'è dietro ai quadri come quello che tu hai realizzato. E proprio in relazione ai quadri, volevo chiedere a Marco Gottardi, questi quadri poi che voi avete richiesto e utilizzato per la Divina Commedia, che fine faranno, ecco? Perché da quello che mi è stato accennato, so che avete in mente delle mostre e anche delle stampe su capi di alta moda. Certo, allora queste opere, che ci tengo a sottolineare, sono state realizzate tutte in esclusiva ad hoc per noi, per questo progetto. Non saranno visibili solo nella pubblicazione, nei tre volumi, ma saranno anche oggetto di percorsi espositivi all'interno di musei, ville, palazzi, boutique hotel, eccetera. Quindi si potranno anche fisicamente vedere in occasione di queste mostre che organizzeremo, e alcuni di queste opere, diciamo i soggetti più adatti, daranno anche vita ad una raffinata ed esclusiva linea di accessori di abbigliamento a tiratura limitata realizzata su tessuti di alto pregio. Ecco, quindi sconfiniamo da quello che è il tradizionale limite del progetto editoriale e andiamo oltre. Alcune di queste opere potranno addirittura essere indossate. Vediamo, veramente, allora è un progetto di grande scala, che abbraccia veramente diversi campi da quello che ci stai dicendo. E proprio in relazione a questo, vorrei chiederti se proprio questo progetto della Divina Commedia illustrata e spiegata eventualmente è qualcosa di isolato, o se magari nelle intenzioni di Cartesia c'è la possibilità di portare altre pietre miliari comunque della letteratura, sempre con questo metodo di illustrazione e spiegazione. Beh, certo, come ti dicevo inizialmente, questo progetto nasce da una ratio ben precisa, che è quella di rendere accessibili e comprensibili al largo pubblico le opere più importanti della tradizione letteraria italiana. Quindi questo format sicuramente verrà replicato, anche perché l'abbinamento del lato letterario alla parte artistica è un connubio secondo noi vincente, tant'è vero che abbiamo già messo in cantiere il progetto per il 2022, quindi sicuramente verrà replicato. D'altronde materia sulla quale lavorare fortunatamente ce n'è, la nostra tradizione letteraria è ricchissima e di opere di altissimo livello, e artisti di valore in Italia ce ne sono tantissimi, quindi contiamo sicuramente di portare avanti questo format ancora a lungo. Se vi posso interrompere un attimo, ci stanno scrivendo tante persone che sono collegate con noi. Angelo Vanzin ci scrive: grande scrittore, un mito, sarà sicuramente un ottimo lavoro, e è giunto anche un pensiero veramente carino nei confronti della tavola che ho realizzato. Ci sono dei complimenti, complimenti per questa rappresentazione, la scelta dei colori rende la giusta drammaticità alla scena. Ringrazio per questo complimento e estendo questi complimenti, ovviamente, che li metto sopra impressione, anche per quanto riguarda Marco. Se mi consentite solo un secondo,
Io sto vedendo che tra i commenti ci sono delle persone che mi scrivono in una lingua che non conosco, quindi non riesco a rispondergli. Quindi vorrei semplicemente un minuto poter dire in inglese quello che stiamo facendo. Poi lo rieditiamo con i sottotitoli, ma chi si sta collegando da qualche parte del mondo vorrei sapesse cosa stiamo facendo. Welcome everybody on this broadcasting by Marco Russo Art, that's me, and Luca Comics, Changes of This Year. And we are here with Marco Gottardi, it's a writer, and David Fazzari, a collaborator of my company and myself, because we are introducing in exclusive and in absolutely preview our beautiful work, very huge, that we are doing on Divina Commedia of Dante Alighieri. I just speak in 2 minutes in English because there are some people from I don't know where all over the world that are following, are attending this broadcasting, but they don't understand because this broadcast is designed by Italian people for Lucca Comics event, but we want to re-edit this transmission all of these days with English subtitles. For that reason, we are introducing this huge project. Marco Gottardi is a writer that his task is to translate in an understandable way the words of Dante Alighieri. One of the most famous poet and one of the famous literary opera in the world. And we are here because we showed some minutes ago a video on one illustration that I did for this project. I did three canvas painted in acrylic, and one of them I showed before, and you can see this broadcast even when it will be ended. So be connected on the website www.marcorussoart.com and you will be able to see this transmission and all the transmission of the last days. Marco is telling us his hard work to translate 100 texts by Dante, and I'm explain how I have interpreted three of these texts by Dante, making three illustration. So friend all over the world, please, I hope that you are understanding now in English, and if you have some comments or question, write in English because I am able to translate live, even David could read in English, and for that reason we can give you an answer, we can reply you live, even if you have questions for Marco Gottardi, the writer. And for that reason, it's just for make you understand what we are doing and what we are talking about. Giusto 2 minuti così per i nostri amici. Ok, bello della diretta, dopo tutto il fatto che ci sono persone che si collegano No, a questo guardate, ci broadcast sono da tutto il veramente mondo. delle persone collegate da non so dove che stanno scrivendo qualcosa, però ovviamente non riuscendo a comprendere il linguaggio, probabilmente conoscono l'inglese, giusto? Perché mi dispiace anche non rispondergli. Certo, poi comunque, come hai accennato tu, poi ci sarà la possibilità di rivedere questo live stream che stiamo facendo anche con i sottotitoli in inglese. Quindi ci sarà anche questa possibilità che invitiamo anche a cogliere, perché comunque stiamo presentando in preview un progetto veramente di grande importanza e che comunque può metterci in contatto anche con una personalità della cultura italiana come Dante. Come diceva anche prima Marco Gottardi, alla portata finalmente un po' di tutti. E proprio riguardo a questo, Marco, ti volevo chiedere,
Che tipo di aspettative hai riguardo a questo progetto editoriale? Quindi cosa ti aspetti e che tipo di desiderio hai al riguardo? Cosa potrebbe, ti piacerebbe che raggiungesse, ecco, come obiettivo? Ma quello che mi aspetto in verità è quello che io ho già avuto modo di vedere ancora prima che questo libro sia pubblicato e l'ho potuto vedere in Marco stesso. Il suo entusiasmo, la sua voglia di fare, di scoprire il testo, il suo coinvolgimento. Lui, quando ci siamo sentiti telefonicamente, mi ha detto: "Guarda, che io mi sono letto tutta la Divina Commedia, sono andato a studiarmi i canti che dovevo raffigurare." Ecco, quindi io mi aspetto esattamente questo. Un grande coinvolgimento, un grande interesse, un grande entusiasmo da parte del pubblico e credo che proprio questo entusiasmo sia poi anche il premio migliore per il nostro lavoro. Questo è quello che mi aspetto e credo, ne ho già avuto una piccola prova con Marco, credo che sarà questo l'effetto che sortirà, la pubblicazione. Grazie Sì, mille. ce l'auguriamo tutti, considerando anche l'impegno che Cartesia ha profuso in questo progetto, che, come ci dicevi tu prima, ha l'obiettivo di divulgare, quindi comunque di portare anche un po' di cultura nella quotidianità di tutti noi, no? Volevo farvi anche un attimino una domanda a livello personale, quindi tiriamo proprio fuori quello che un po' provate nei confronti di questo progetto. Che significato e che valore personalmente ha avuto svolgere un lavoro di questo tipo? Quindi, Marco Gottardi, per te fare il lavoro che hai dovuto svolgere sui canti, e poi Marco, se ci rispondi anche tu, che tipo di valore ha avuto farlo a livello invece artistico, quindi illustrativo? Il primo valore, diciamo proprio personale, è quello di una grande soddisfazione, perché quando c'è una grande fatica, un grande impegno e si arriva a colmare questa fatica e questo sacrificio, ovviamente si prova una grande soddisfazione. Però ti vorrei rispondere, utilizzando, le parole che utilizzò Eugenio Montale in occasione del discorso che aveva tenuto in chiusura del congresso per il settimo centenario della nascita di Dante, quindi era il 1965. E lui, a proposito parlando della Divina Commedia, diceva: "Ma che la vera poesia abbia sempre il carattere di un dono e che pertanto presupponga la dignità di chi lo riceve, questo è forse il maggiore insegnamento che Dante ci abbia lasciato." Ecco, allora, aver avuto per le mani questo dono, aver avuto la possibilità di lavorare su questo dono e di averne a mia volta fatto dono a un pubblico che mi auguro il più vasto possibile, beh, questo è un valore che per me e per Edizioni Cartesia che penso sia incommensurabile. Ci auguriamo tutti che questo progetto, appunto, possa essere recepito in questo modo. E Marco, per quanto riguarda Marco Russo, per quanto riguarda invece la parte illustrativa, che significa per te, che valore ha? Che valore ha avuto e che valore avrà anche? Beh, devo dire che io l'ho sentita come un'aggiunta. In che senso un'aggiunta? Cioè, io ho aggiunto qualcosa a me stesso. Quando si parla di queste opere letterarie così importanti e famose, non si può non parlare di cultura. Queste sono opere come posso dire, aumentano la cultura delle persone, chi le studia, aumentano la conoscenza, la cultura, aumentano le informazioni, capire a livello storico cosa stava succedendo, chi era Dante, perché ha scritto queste cose. Io, come ogni lavoro che approccio, ho cercato di studiare, come diceva Marco Gottardi prima, e le informazioni che ho trovato, nonostante io avevo a scuola, ovviamente, avuto modo di studiare la Divina Commedia, per me è stata una scoperta, quindi mi sento arricchito. Mi sento che a me stesso è stato aggiunto qualcosa. E poi a livello pratico, artistico, non solo mi sento privilegiato a poter aver per aver potuto dare il mio contributo su un'opera così importante, ma anche aver potuto dover capire come interpretare una cosa così diversa da quello che faccio di solito. Un'opera così importante. Volevo veramente fare bella figura, prima di tutto con me stesso,
E infatti non ho spesso la possibilità di lavorare su una tela, non ho spesso la possibilità di lavorare su un formato così grande e anche la scadenza comunque era giusta, permetteva di dare tanto spazio a questo lavoro, no? Come vi ho detto, da fine giugno a inizio settembre, 3 immagini, comunque c'era tanto tempo per lavorarci. E una cosa che sono felice di dire è che vi dico il mio pensiero. Quindi tutti quelli che poi guarderanno le mie 3 immagini potranno avere un pensiero completamente diverso. Ma ad oggi io ritengo che quelle 3 tele siano il mio massimo livello di pittura. Cioè io non credo di riuscire ad oggi a disegnare, a dipingere meglio di così. Io ho curato le anatomie, io ho curato la fotografia, la prospettiva, le luci, le ombre, ho cercato di dare un'atmosfera, ho cercato di lavorare sulle espressioni, soprattutto lo vedrete nel Paradiso e nel Purgatorio, ho proprio inquadrato Dante in modo frontale. E se mi permettete vorrei dare un'ulteriore piccola anteprima che più che riguardare Cartesia riguarda me. Io ho realizzato tanti bozzetti per poi andare a trovare quella che è l'immagine giusta da fare, al quale poi sono arrivato alle 3 che ho realizzato. Però ce n'era un'altra, e è per quello che mi ricollego dicendo questa cosa alle espressioni. Perché una delle prime cose che mi hanno colpito leggendo l'Inferno è che tante volte Dante vedeva qualcosa di talmente crudo, talmente brutto, che lui si sentiva ferito nei suoi sentimenti e piangeva, piangeva a dirotto, cercava la protezione di Virgilio, se ne andava, si nascondeva. Quindi una delle immagini che ho realizzato e che sto continuando a realizzare è questa. Semplicemente il primo piano di Dante, semplicemente che piange a dirotto, che si copre la faccia per la vergogna o per non vedere, un viso pieno di lacrime, dietro vediamo alcuni fiocchi di fuoco che stanno cadendo dietro di lui, non è in una bella situazione e vediamo la luce calda dell'inferno anche al di sotto di lui. È una situazione dove lui è nell'ombra, ma c'è un fuoco, una luce che lo illumina abbastanza da poter vedere la sofferenza, il dolore, lo sdegno che sta provando. Quindi questa è una cosa mia personale che spero di poter finire e una volta poi completata, non vedo l'ora di potervela mostrare. Perfetto, ti ringraziamo anche Marco per questa anteprima, oltre che per gli interventi. Ecco, io in conclusione vi vorrei chiedere quest'ultima cosa, sempre a livello personale. Un po' mi avete già risposto, ma se volete aggiungere qualcosa, comunque è sempre ben accetto, proprio anche per far capire l'impatto che un lavoro di questo tipo, mettendosi a confronto con un'opera come la Divina Commedia, che ha un grosso peso a livello culturale, può lasciare. Cosa vi è rimasto di questo progetto proprio a livello personale? Sentiamo Marco Gottardi se ci vuoi rispondere tu prima. Beh, ti dirò, per me è stato un po' fare il viaggio ultraterreno assieme a Dante, perché sono partito dal primo canto dell'Inferno, ovviamente, e canto dopo canto, scrivendo questi testi, mi sono trovato spesso volentieri a provare le sue sensazioni, quasi a volte ad avere paura con lui, a commuovermi con lui, questa discesa agli inferi, poi la faticosa salita della montagna del Purgatorio. Poi finalmente l'incontro con Beatrice, quindi posso dire che è stato un coinvolgimento anche personale, emotivo, da un lato perché sono un appassionato di queste cose, oltre che uno studioso, ma anche perché è qui la grande potenza di Dante, che lui riesce a fare un'opera che è un'opera di un ingegno altissimo, così densa di significati filosofici, teologici, dottrinali, religiosi, mitologici, astronomici, eccetera, però lascia sempre trasparire l'uomo, il suo essere uomo, il suo, come diceva giustamente Marco prima, soffrire, sdegnarsi, piangere. Ecco, quindi la commedia non è solo un'opera di altissima cultura, ma è un'opera profondamente umana e questa è una cosa che io mi continuo a portarmi dietro e che spero di aver reso nei miei testi, che quindi anche chi leggerà poi potrà comprendere questo aspetto prettamente umano di quest'opera grandissima. Sarà sicuramente così. E
Marco Russo, per quanto riguarda te, cosa ti rimane di questo lavoro che hai svolto per Cartesia? Ma io riprendo un po' le parole che ho detto prima, io mi sento arricchito da questo lavoro, sia per quanto riguarda la fase di creazione artistica, pittorica, sia proprio per la scoperta di Dante, che conoscevo in maniera assolutamente superficiale. Una delle parole che ha appena detto Marco Gottardi è stato quello che io vi parlavo prima del momento topico, l'incontro di Dante con Beatrice è in assoluto la scena che più mi ha toccato, perché io l'ho proprio trovata la chiusura perfetta, un grande gesto d'amore, in una forma desueta, in una forma così rappresentata strana, ed è proprio una delle illustrazioni che ho scelto di rappresentare, e poi c'è quella del paradiso. E io mi sento veramente di ringraziare Marco per il lavoro che sta facendo, ma anche il direttore Cristian Ronchino, col quale mi sono interfacciato tutto, per tutta l'estate, dal primo contatto fino adesso, che mi ha scelto e mi ha permesso di dare il mio contributo a quest'opera. Inoltre lo ringrazio anche per averci dato la possibilità di fare questa anteprima. Ringraziamo Lucca Comics per il supporto e mi voglio agganciare anche un po' a Marco, che anche lui comunque come scrittore partecipa a degli eventi per presentare quelli che sono i suoi lavori, ma quest'anno non è stato possibile. Quindi speriamo che questo tentativo, ripeto, questa trasmissione non vuole far sembrare grande qualcosa che invece è piccolo, non vuole scimmiottare o così fare i grossi quando non ce n'è. Questa trasmissione è un tentativo di non rimanere nell'oblio che il coronavirus ci ha regalato, ma di far vedere che ci sono tanti italiani che sul suolo italiano e con prodotti italiani, addirittura prendendo spunto da opere italiane, stanno cercando di fare un buon lavoro, tanto sforzo economico, tanto tempo dedicato a fare un buon lavoro, fruibile ovviamente anche per altri italiani. Quindi speriamo che questa cosa sia un vantaggio per Cartesi Editore, che possa raggiungere clienti, appassionati, che voi possiate acquistare questa edizione della Divina Commedia, come anche per tutti quelli che sono i settori che competono a noi altri. Così ci auguriamo che Marco possa ritornare in giro a presentare le sue cose, compresa questa edizione della Divina Commedia. E ancora una volta ci tengo a ringraziare Marco Gottardi, Christian Ronchin e David Fazzari per averci veramente regalato quest'anteprima, il loro tempo per condividere con entusiasmo questo duro lavoro fatto con qualità. Grazie a te Marco, Io approfitto solo per un'ultima informazione, ricordo che questa edizione illustrata speciale della Divina Commedia sarà disponibile in pre-order a partire dal 3 dicembre. Ringrazio voi per questa bellissima discussione e vi mando un caro saluto da parte mia, da parte del nostro direttore editoriale Christian Ronchin e di tutto lo staff di Cartesia. Grazie a voi per essere stati con noi, per questo splendido, veramente splendido progetto di cui io personalmente ho avuto modo di entrarci in contatto, come diceva Marco, leggermente questo, quando mi ha mostrato in prima battuta la tela su cui stava lavorando in amicizia, ma anche parlandone oggi, in base anche a quello che tu e anche Marco stesso avete detto a me, ma anche a tutti coloro che ci hanno seguito, capiamo proprio veramente la bontà e quanto valore può avere questo progetto. Quindi anch'io mi aggiungo a quello che avete detto voi, ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo che appunto sarà preordinabile, come ci ha ricordato Marco Gottardi, dal 3 di dicembre, quindi potete eventualmente far vostro questo progetto della Divina Commedia. Ci auguriamo comunque che abbiate passato quest'ora in nostra compagnia volentieri. E vi ringraziamo comunque tutti per averci seguito. Ci rivediamo poi per le altre live stream successive, prima poi della conclusione della giornata. Grazie ancora Marco, grazie ancora Cartesia e grazie anche a Lucca Comics che ci ha dato la possibilità comunque di fare questa live stream. Certo che sì, adesso vi mettiamo semplicemente un background al quale succederà uno spot di pochi secondi,
Poi ritorniamo direttamente dal tavolo da disegno che vi mostro altre illustrazioni che ho fatto durante quest'anno. E vi spiego come poterci contattare per ordinarne altre, come poterle acquistare nella sezione portfolio in mostra. A tra poco. Hai bisogno di immagini per la tua pubblicità? Vuoi migliorare la tua grafica? Su www.marcorussoart.com trovi tutto quello di cui hai bisogno. Dipinti, fumetti, immagini personalizzabili, grafica e molto altro. Scopri l'offerta per l'inaugurazione del nuovo sito. Avrai uno sconto del 10% su tutto il catalogo. Marco Russo Art. Creative Studio. Idee, creatività, arte. Ok, bentornati. Allora, in questo momento sto selezionando i prossimi file che vi voglio mostrare perché ieri poi per tutta una questione anche di tempistiche, di cose più importanti che vi volevamo dire, non vi abbiamo mostrato i video dei portfolio disponibili qua in studio e ci fa veramente piacere poterveli far vedere perché è una carrellata veloce di tutto ciò che è disponibile per l'acquisto. Quindi, oltre a questi, vi abbiamo anche dato delle anteprime di qualcosa che è work in progress, ma tutto quello che è finito e che quindi potete trovare anche sul sito, ve lo vorrei riproporre in questi video. Quindi sono tre, uno riguarda il portfolio A2, quello più grande, con un po' meno dipinti al suo interno, il portfolio standard, che sono i dipinti 33x48 o A3+, e il portfolio dei 33x24, che sono il formato più piccolo sul quale lavoro e che hanno riscontrato molto successo durante comunque il periodo soprattutto pre-lockdown. Ovviamente, essendo di dimensioni inferiori, hanno dei prezzi ancora più abbordabili e ricordate che ci sono anche altre due opportunità di acquisto. C'è uno sconto del 10% sul catalogo, quindi basta che ci contattate e vi vedrete decurtare questo dalla cifra del vostro carrello. E c'è anche una asta live che termina, abbiamo fatto un po' extended, termina alle 21, dato che appunto volevamo fare una sessione mattutina, l'abbiamo spostata alla sera, così molti di voi hanno più probabilità di seguirci. Abbiamo fatto un sondaggio su Instagram e Facebook, grazie di aver risposto. Mi sta arrivando un commento. Ah, ok. David, ho letto il tuo commento, se ti fa piacere ti rimetto in onda così mi puoi aiutare nella disamina un po' di quelli che sono i nuovi prodotti, quindi mi aiuti a commentarli e volentieri. Se vedi qualche commento mi puoi anche aiutare a leggerlo. Allora, dicevamo che c'è un'asta live che durerà appunto fino alle 9.
Come potete partecipare? Allora andate sulla home, scusate, andate sulla home del mio sito e in basso sotto l'immagine di testata, subito sotto, trovate le 4 immagini dipinte in vendita. Basta che mandate la vostra offerta in modo pubblico, cioè nella chat di Instagram, Facebook o YouTube, oppure molto semplicemente si è collegato il nostro amico Emanuele Simeoni. Emanuele, ti saluto, e anche a tutti gli altri, Zamira, Linda, Manuel, saluto tutti quelli che sono collegati. E quindi dicevo che a livello privato, WhatsApp, sulle piattaforme in cui siete, potete mandare un'offerta, verrà aggiornata la home page via via con la cifra in cui siamo arrivati al momento. Ovviamente quello che ci tengo a dirvi è che i prezzi di partenza sono irrisori, meno della metà del valore, quindi anche se paradossalmente offriste un euro in più, rischiereste di potervelo portare a casa con un euro in più, quello che è il minimo. Quindi vi esortiamo a dare un'occhiata. Elektra, Wolverine, Batman e Bane sono le immagini in asta. Allora, adesso vi mando i video di questi tre portfoli, uno dietro l'altro. Se volete delle informazioni su qualche immagine la tiro fuori, ve la mostro, fatecelo sapere, io e David siamo a disposizione. E poi vi mostrerò altre cose che non troverete nei portfoli. Ogni giorno della sezione portfolio in mostra, come fossimo a Lucca Comics e sul nostro tavolo ci fosse il portfolio aperto, vi mostro anche delle chicche, qualcosa che è stato fatto durante questo tremendo 2020 che non avete potuto vedere e che non trovate neanche nei portfolio. Vi mando i video.
Ok, vi chiedo scusa se non si è sentito l'audio, perché purtroppo ci sono un sacco di tasti che vanno attivati e basta scordarsene uno e non, qualcosa non funziona. Comunque, quando rieditiamo poi la diretta, ovviamente aggiungeremo anche l'audio lì dove mancava. Dicevamo che c'è l'asta e dicevamo che appunto vi volevo mostrare qualcosa che non trovate da nessuna parte sul sito o nei portfolio. Vi dico anche, siccome vedo tanti amici che ci stanno seguendo anche su Instagram, Valeria, Beatrice, li saluto tutti, se avete delle domande, chiunque sia in ascolto su Instagram, Facebook e YouTube, si senta veramente libero di poter fare domande sui prodotti, su qualsiasi cosa. Allora, due immagini, stavolta grandi mi sono lasciato un po' il meglio appunto in fondo, perché comunque oggi è domenica, non avrei più avuto occasione. In realtà avremmo comunque una parte di live painting stasera dalle 20 alle 22, però diciamo, ecco, mi volevo godere insieme a voi quella che un po' era una fase di rilassamento con il live painting, e poi qualche considerazione finale, un breve riepilogo. Volevo sfruttare questo pomeriggio per farvi vedere le cose principali, poi magari comunque lascio anche qualcosa per stasera. Le due immagini che vi voglio far vedere sono, diciamo, oversized. E la prima è questa, ed è una sorta di rework di un'immagine che avevo iniziato tanto tempo fa. Allora, questo è uno scontro tra Thor donna e Angela, che sembra essere stata dichiarata la sorella naturale di Thor, e in questo scontro tra fulmini, spade, martelli, mantelli e armature varie c'è tutta una luce particolare, un po' come il Capitan America che ho mostrato in precedenza, allo scorso portfolio in mostra. Anche questo c'è stato fatto un innesto per ingrandire l'area su cui potevo lavorare, perché come vedete da questa riga e questa riga, queste sono proprio le linee che vanno a farvi vedere l'inizio e la fine del foglio 3348. Queste altre, questa sorta di sidebar, non è altro che un'aggiunta che ho fatto perché in quel momento la mia testa e il mio estro mi ha detto che avevo bisogno di più spazio sul quale lavorare. Quindi ho aggiunto dei pezzi di carta con il quale ho aumentato lo spazio dell'immagine. Quindi c'è questa posa dinamica di Thor donna che attacca scostandosi leggermente da terra, e Angela invece che si difende con i piedi ben saldi con la sua spada. Per terra cadono tutti i fulmini del caso. Questo dipinto non è per niente concluso, infatti a differenza di altri che vi ho mostrato non direi che manca poco, però come tutti gli altri work in progress, che sono una parte che io ritengo molto interessante, tant'è vero che ci ho fatto una sezione dedicata nel sito internet, secondo me sono molto vantaggiosi perché li potete preordinare. Questo vuol dire due cose: che ci possiamo mettere d'accordo su tutta una serie di cose, anche su come modificarli. Quindi se voi vorreste aggiungere o rimuovere qualcosa o cambiare qualcosa, lo facciamo insieme. Personalizziamo l'idea di base che vi sto mostrando per incontrare le vostre esigenze. Sarete sicuri che l'immagine sarà esattamente come la volevate. Secondo disegno in super anteprima, sono contentissimo di mostrarvelo perché ci lavoro da un sacco di tempo a scappatempo. Tutte le volte che ne ho la possibilità ci lavoro un pochino, e effettivamente ci sono tante cose ancora da continuare in questo dipinto, ma io credo che la base, l'idea di base possa veramente essere interessante, anche visto un po' le storie che ultimamente stiamo leggendo nei fumetti Marvel. Quindi se in diversi Marvel event c'è sempre Fenice che ritorna
anche lei per imporre la sua presenza. Io sto realizzando questa immagine in A2 di Fenice che veramente cerca di infuocare un po' tutto e si formano un po' come fiamme di fuoco le ali della Fenice. Come potete vedere, c'è tutto il lavoro di layering, nel senso che non essendo sicuro di alcune cose, ho fatto in modo di creare dei layer di carta. Sul quale poi ho continuato a lavorare per essere sicuro di trovare la forma giusta e il colore giusto. Quindi, come potete vedere, è veramente una fase ancora work in progress, però comunque questo tipo di colori molto caldi che riguardano il fuoco, secondo me, possono essere una buona base affinché venga un bel dipinto. L'espressione è da rivedere perché sto un po' collezionando alcune foto di questa espressione di urlo energetico da dare a Fenice, ma vi invito a chiedere informazioni in caso vi piacesse, perché si può ultimare su richiesta. Altrimenti, quando poi, tempo permettendo, sarà ultimata, ve la posteremo e la aggiungeremo nella sezione shop. Poi allora faccio così, vi faccio una condivisione schermo un attimo del sito per farvi vedere questa cosa dell'asta, e poi avendo terminato, diciamo, le cose da dirvi sotto questo aspetto, mi rimetto al tavolo da disegno, così ci possiamo rilassare insieme guardando il proseguo insieme a David. Eccolo qua. Allora, come potete vedere, questo è lo schermo che state visualizzando ed è la home page del sito marcorussoart.com. Se scorrete semplicemente sotto la home, vi viene spiegato di questa live, cliccando sul pulsantone rosso andate alla pagina che vi permette anche proprio di vedere questo programma, e subito sotto Asta Live 24 ore. Wolverine, Elektra, Batman, Bane, non ci sono ancora offerte a meno che non siano arrivate e non abbiamo avuto modo di leggerle. Quindi fate conto che ci sono questi prezzi di partenza irrisori: 70, 100, 120 e 150 euro. Già potete praticamente acquistarli offrendo un euro di più. Quindi a 71 prendete Wolverine, a 121 prendete Batman, oppure se li preferite a colori. La stessa cosa vale per gli altri. È una cosa interessante ed è stato fatto con l'obiettivo di andare a tagliare quello che è il tramite delle case d'asta come Katawiki, con il quale collaboro, al quale giustamente va un corrispettivo. Io vorrei veramente avere un contatto con voi personalmente, quindi in questa occasione speciale ho deciso di fare un'asta proprio un po' self-service, un po' homemade. Avete un po' capito lo spirito. Vi ricordo sempre che quando siete nella home potete cliccare sulla sezione store, dove in questo menu a tendina trovate tutta una serie di cose che possono aiutarvi ad acquistare. Per esempio, vi volevo far vedere, ve ne ho parlato ma non ve l'ho mostrata. La sezione pagamenti e resi vi spiega i nostri metodi di pagamento principale, quindi con SumUp, il nostro POS che ci troviamo benissimo, c'è proprio il Mobile Pay Payment che è un pagamento a distanza, quindi in sicurezza in questo periodo che si può fare e il denaro arriva direttamente sul nostro POS. Se no ci sono i bonifici con anche un conto internazionale multivaluta e un conto proprio americano, anch'esso multivaluta, ma è proprio un conto con una banca di New York. C'è anche PayPal, al quale ovviamente purtroppo non dovete dimenticare di aggiungere purtroppo la commissione che richiede, ma a parte che c'è un'app che si chiama, mi sembra proprio PayPal Taxis, che vi calcola le tasse su un acquisto, al quale noi non ci prendiamo niente, non scarichiamo niente, quindi ecco, vi ho anche allegato il sito dove potete vedere tutte le tariffe di PayPal. Quindi, per evitare,
è consigliato uno degli altri metodi di pagamento, e ci sono anche tutti i termini e le condizioni che danno sicurezza a me, ma soprattutto a voi come clienti, affinché possiate fare un acquisto in sicurezza. Tornando sempre sulla categoria store, la terz'ultima, non considerando le lingue, c'è spedizione e imballaggio, e potete vedere come la nostra collaborazione con X Plus, un corriere che noi veramente stimiamo, Gaetano, lo ringraziamo, come X Plus si occupi di fare delle spedizioni veramente sicure, all over the world, quindi internazionali, con tutte le pratiche necessarie per esportare un'opera fuori dall'Italia. Vi comunque forniamo sempre anche un certificato di autenticità, perché vogliamo muoverci sull'unicità dei pezzi, e quindi è per quello che appunto vi mostriamo tutto. Anche qui ci sono i termini e le condizioni per darvi sicurezza, e c'è la foto di questa cartellina brandizzata che viene venduta viene data in regalo con gli acquisti 33x48. Poi, oltre alla cartellina molto rigida brandizzata, ovviamente vengono anche usati dei pannelli di MDF e tutta una serie di imballaggi, pluriball, cartoni. Veramente è veramente difficile che succeda qualcosa. Ci sono anche dei prezzi più o meno così generici che vi possono far capire il costo delle spedizioni, molti però saranno ad hoc, quindi vi chiediamo di contattarci. Altra cosa che vi volevo dire, questa è la home page del sito, ma è stato fatto un grande lavoro di traduzione proprio per poter avere comprensione, o anzi lo dico meglio, per poter essere più comprensibili dai nostri amici inglesi. Se cliccate sulla bandiera americana, il sito si trasforma in inglese, e la traduzione è stata fatta avvalendoci di alcuni professionisti, una madrelingua inglese che si chiama Esme, e due interpreti che sono Tony e Ilaria, che hanno veramente curato un po' di cose. La cosa che io ho chiesto a questi miei cari amici è: trova il modo più comprensibile per descrivere per le traduzioni. Se c'è un modo più semplice, usa quello, perché anche in Nigeria parlano inglese, anche ci sono gli americani, ci sono i britannici, ma anche gli australiani, e l'inglese può differire. Quindi quello che veramente vi esortiamo a fare è visitare il sito anche trasformato in inglese, perché siamo sicuri della correttezza della traduzione. Ci sono ovviamente tutte le gallerie che vi invito a visitare, e successivamente verrà aggiunta anche quella che riguarda il progetto Coming Soon, ovviamente con Cartesia Editore. Adesso che abbiamo avuto la benedizione del nostro editore, pubblicheremo appunto un qualcosa che riassume quello che ci siamo detti. Quindi qui trovate contenuti video e ovviamente tante immagini sulle quali ho lavorato, che potete ovviamente acquistare se disponibili, o ordinare in modo simile se fossero state già vendute. Quindi questo, ecco, era un excursus un attimo sul sito e sui canali di vendita. Adesso io mi avvarrei veramente della compagnia del mio caro amico David, così che ci può aiutare a intrattenerci per questa mezz'oretta che rimane, così che io mi rimetto al tavolo da disegno. Nel frattempo possiamo rispondere a tutte le domande dei nostri amici collegati, quindi sia su Instagram che su Facebook, su YouTube. Per favore diteci i vostri commenti, fateci le vostre domande. Metto la telecamera che appunto sta inquadrando il disegno grande, eccola qua, così che adesso potete vedere la continuazione di questo dipinto. Allora Davide, che ne pensi della parte con Cartesia Editore? Io sono veramente contento. Sì, è stata veramente una bella opportunità, soprattutto per avere consapevolezza che anche nel 2020 ci sono ancora case editrici che si interessano nel portare dei contenuti culturali, mettendoli alla disposizione e alla portata di tutti, no? Quindi anche per chi ci sta seguendo, vi incoraggiamo comunque poi ad acquistare
o a preordinare la Divina Commedia, appunto, edita da Cartesio, dove troverete anche tre dipinti sui quali poi ha lavorato Marco. E la cosa interessante, appunto, è che avrete opportunità di mettere le mani su un libro, ma non dire che sia un libro è riduttivo, chiamiamola proprio un'opera a livello illustrativo letterario che vi permetterà di leggere la Divina Commedia come non l'avete mai letta a livello probabilmente semplicistico e anche di avere occasione di arricchirvi gli occhi a livello artistico. Certo che sì, hai detto proprio bene e tra l'altro hai veramente fatto un ottimo lavoro anche nel moderare la conversazione, è stata veramente molto ordinata e non ti nascondo che uno dei momenti che più attendevo era quello di mostrare il video. Ho fatto questa cosa di registrare in alta risoluzione tutte le immagini e non è stato magari una cosa comoda, però l'ho voluto fare proprio per avere un qualcosa da mostrarvi e l'occasione speciale è arrivata con questa idea dell'Open Studio Online e ci tengo ancora una volta a ringraziare Lucca Comics per aver sponsorizzato con Lucca Off questo evento. È veramente bello il lavoro che stanno facendo tutti, tanti professionisti si stanno trovando online insieme a Lucca per parlare di quello che stanno facendo, per presentare cose nuove, quindi veramente Lucca c'è, anche se in modo diverso, anche se non ci dà la soddisfazione di andare lì al tempo, alle fiere, a volte sotto la pioggia, in fila, però comunque grazie al direttore, anche Emanuele Vietti, ma possiamo dire che Lucca anche quest'anno c'è. Direi Lucca c'è soprattutto quest'anno, dove comunque è stato più difficile, no? Anche comunque organizzare prima con il discorso dei campfire e poi comunque dovendo cambiare tutto in corsa. Come ha ribadito anche Marco in diverse occasioni, queste live che lui ha fatto e anche questa che stiamo facendo insieme non sono tanto per scimmiottare chi streama o per comunque far vedere che ci sono delle cose che noi normalmente non facciamo, ma proprio per dare l'opportunità di vivere lo spirito della fiera e farvi capire che noi ci siamo, che Marco c'è. Dico noi, in quanto ormai è 2 ore che ve lo diciamo, comunque è già qualche anno che ho l'opportunità e il piacere di collaborare con Marco, ma soprattutto il piacere comunque di stare con voi, di incontrarvi alle fiere e di scambiare anche 2 parole con voi. Quindi vi ribadisco anch'io, se avete poi delle domande, non vi fate problemi, fatele pure, tanto noi le leggiamo e anzi è un piacere veramente potervi rispondere. Ah, io una cosa che ho detto all'inizio della trasmissione giovedì è stata quella, perché mi viene naturale parlare quando parlo del lavoro al plurale. Allora mi sono chiesto, aspetta, fammi chiarire, perché magari la gente dice, ma perché parli al plurale? Sei solo tu e la cosa comunque è Marco Russo Art, vero? Però le persone che io ho intorno sono persone che le ho scelte e ho instaurato un rapporto con queste persone perché io ho stima di queste persone, sono come componenti della famiglia. Quindi quando si collabora con persone di cui ci si fida che si considerano veramente, vi rimetto grande questo qua. Quando si considerano veramente persone che fanno bene quello che fanno, mi sembra brutto dire le cose al singolare, perché le cose che vengono fatte non solo sono solo frutto di quello che faccio io, perché sì, io mi occupo della produzione, ma c'è qualcuno che si occupa di tanti altri aspetti del lavoro ed è comunque, sono tutte cose fondamentali. Vi faccio un esempio. Quando io sono in fiera, David lo sa bene, qual è un po' il mio
comportamento. Cioè, io in genere sono, come mi vedete adesso, con la testa bassa verso il tavolo da disegno e non ho sempre percezione di quello che sta succedendo davanti a me, perché io sto guardando il lavoro che devo fare. Magari uno me l'ha ordinato, l'ho ritirato poco e io lo devo fare. Quindi immaginate se non ci fossero persone insieme a me, come fareste se volete chiedere qualcosa, se volete dire qualcosa, se state facendo qualcosa, ma semplicemente per controllare che non stia succedendo niente di brutto, semplicemente per avvertirmi di qualcosa di bello, di una domanda, di un'intervista, di una telecamera. Ecco perché i collaboratori come David e anche per tutto il lavoro di amministrazione e contabilità che fa mia moglie, Stefani, sono assolutamente fondamentali. Quindi sì, io mi occupo della produzione vera e propria, ma non può essere l'unica parte del lavoro. Ed è proprio per questo che io sono felicissimo di coinvolgere i miei amici e i miei familiari in quello che anche sono tutte le altre cose che fanno parte della mia vita come lavoro. E infatti mi fa veramente piacere che David sia insieme a noi. Si è anche collegato a Lorenzo Mazzocchi, che praticamente ha partecipato per tutte le giornate di diretta. Ti salutiamo, Lorenzo. Ciao Lorenzo. Poi mi permetto di aggiungere anche il fatto che comunque una delle cose sulle quali con Marco ci siamo sempre trovati d'accordo e che lui mi ha detto la quale tiene di più è anche il fatto che comunque il nostro obiettivo, anche quando siamo in fiera, è proprio offrirvi anche un'esperienza quando vi fermate al nostro stand. Ci piace comunque interagire con voi, ci piace fare due chiacchiere quando vi fermate a sfogliare i portfolio, e proprio perché poi è questo, no Marco, se sei d'accordo, non so, ma è questo poi il bello dell'andare in fiera, no? Perché comunque per un artista che va in fiera, ormai ho avuto occasione anche di provarlo sulla mia pelle, comunque andare in fiera è anche un impiego di tempo, energie, è un investimento. Molto spesso bisogna fare viaggi per andare a fare le fiere. Questo è uno dei motivi per il quale David ha acquistato una macchina GPL. Esatto, proprio per questo. È stato un acquisto in prospettiva. L'ho fatto per l'azienda. L'azienda te ne è grata. Scherzi a parte, comunque ecco, c'è un impiego, ragazzi, quando... sia da parte nostra, ma anche per la stragrande maggioranza degli artisti, c'è un impiego di risorse per poter andare in fiera, e comunque ci fa piacere quando arriviamo in fondo alla giornata e oltre ad aver svolto bene il nostro lavoro, però comunque le persone ci fanno capire che gli ha fatto piacere fermarsi e fare due chiacchiere con noi. Quindi questo anche per il futuro, anche per adesso, non vi fate problemi, perché alla fine se siamo lì è anche per voi, oltre che per noi, no Marco? Assolutamente, noi non vogliamo dimenticare quello che è il lato umano che c'è fra di noi, alle fiere. Cioè, è normale che noi andiamo lì per un discorso lavorativo, noi speriamo di vendere qualcosa, speriamo di poter guadagnare quello, la cifra che ci permette di produrre altre cose che richiedono costi, eccetera, eccetera. Ma io non voglio mai dimenticare il lato umano, quindi quando qualcuno si ferma, è per quello che a volte ci si rimane male, io personalmente ci rimango male, quando magari c'è qualcuno di estremamente maleducato alle fiere, perché le cose vanno fatte con rispetto, perché a parte che noi siamo lì a lavorare, magari abbiamo fatto il viaggio alle 4, alle 5 di mattina per offrirvi qualcosa e tutto, e quelle sono scelte nostre, però come noi vi vogliamo rispettare cercando di darvi quello che voi vi aspettate e chiedete, di agevolarvi sui prezzi, perché ovviamente, come diciamo sempre in fiera, noi agevoliamo i prezzi nelle occasioni di incontro con il pubblico,
Anche per questo, in questo Open Studio Online c'è uno sconto del 10% sul catalogo, perché ovviamente una cosa è andare su internet, cliccare compra, paghi e ciao. Una cosa invece è essere davanti a noi, è normale che noi agevoliamo. Quindi nessuno vuole fare qualcosa contro gli altri. Quando si fa un'immagine si vuole fare per soddisfarvi, quando vi si chiede un pagamento lo si vuole fare per ricevere il supporto necessario che ha bisogno il lavoro e le nostre famiglie, ma tutto nel massimo del rispetto di chi siete, anche quando si fermano bambini, quando si ferma qualsiasi tipo di categoria di persone. A volte, David lo sa bene, capitano personaggi un pochino fantasiosi davanti allo stand, ma noi siamo lì per lavorare, per offrirvi un servizio più professionale possibile. Veramente sono contento che ci sia David come fiore all'occhiello dell'esposizione pubblica dell'azienda, per potervelo dire, perché sentirlo dalla mia bocca è facile, no? Dice, vabbè, tu parli per conto tuo, ma David è testimone oculare di tutti gli sforzi, da avere uno sticker che vi chiude le buste in modo che siano impermeabili, dato che a Lucca piove sempre durante Lucca Comics e potete portarvi il vostro disegno, la vostra stampa senza che vi si sciupi, al farvi pagare con carta, ad aiutarvi all'acquisto, a rispondere a tutte le vostre domande, curiosità. Noi cerchiamo di fare qualcosa con educazione, con rispetto, per soddisfarvi. Dico bene, David? Certo, anche perché comunque, ragazzi, senza di voi la fiera non ci sarebbe, quindi anche il nostro motivo comunque sia lavorativo, ma sia di piacere nel farci la fiera, di esserli presenti, verrebbe meno, no? Quindi cerchiamo di fare sempre il nostro meglio per potervi offrire un servizio e un'esperienza che vi faccia comunque lasciare il nostro stand soddisfatti, no? Così come stiamo cercando di farlo anche in questi giorni, perché comunque la possibilità di portarvi a casa un pezzo originale, unico, con l'asta, dove potete tranquillamente rilanciare di un euro e portarvi a casa un'Electra splendida come quella che c'è attualmente, partendo da un prezzo che è più basso, lo facciamo proprio perché vogliamo mantenere lo spirito della fiera e per comportarci come ci comporteremmo se fossimo in fiera. Esatto, guarda David, grazie, hai detto proprio quello che volevo intendere, cioè questo serve per comportarci nello stesso modo di come, cioè noi qua stiamo facendo le stesse cose, mi state vedendo lavorare, c'è David che vi aiuta in qualsiasi cosa avete bisogno, c'è mia moglie in un'altra postazione di regia che per esempio se state facendo le offerte le sta registrando, vi risponde ai prezzi, a tutto, quindi veramente cioè, ci sono tutte delle persone che non vogliono rubare soldi a nessuno ma lavorano esattamente come quando siamo in fiera, è la stessa esperienza che vi vogliamo dare, compreso mostrarvi i lavori che sono stati fatti, compreso darvi delle novità, e quindi è questo lo scopo del nostro Open Studio Online. Esattamente, vogliamo proprio cercare di mantenere, come dicevo prima, lo spirito del Lucca Comics in questo caso intatto. Poi è chiaro, anzi, ragazzi, fate conto che avere questo tipo di stream vi permette anche di comunque avere un riscontro anche di più da parte di Marco stesso. Se avete delle domande a livello artistico, se avete delle curiosità, se vi piace seguire la lavorazione del disegno, cosa che magari in fiera riuscite a vedere determinati momenti, in cui invece qui abbiamo, ci sono stati, avremo anche stasera dei live da un'ora, due, dove comunque, come diceva anche Marco nelle live precedenti, è un'occasione sì per essere un attimino più rilassati rispetto agli altri eventi, ma anche per voi per poterci fare delle domande, no? Per poter fare a Marco delle domande, se anche per chi magari
come abbiamo fatto oggi dalle 3 alle 4, ci sta seguendo perché la sua passione è proprio il poter disegnare, vuole qualche consiglio, siamo qui, non vi fate problemi sotto questo aspetto, anzi forse vi possiamo anche assistere un po' meglio rispetto alla fiera vera e propria, no Marco? Certo che sì, è sicuramente un buon momento di incontro con tutti voi che siete all'ascolto. E tra l'altro una cosa che non ho mai detto è questa. Allora, io l'ho detto più volte questo, che non ho mai fatto niente del genere con le conferenze streaming, i live e via via. Però una delle prime perplessità è stata come poter raggiungere più persone permettendogli di accedere a questo programma senza troppi fronzoli. Cioè io per esempio non volevo che doveste avere per forza un account da qualche parte per poter vedere la live, ed è per questo che io sto pagando una piattaforma professionale che non solo permette di mettere la grafica sovraimpressione come vedete eccetera eccetera, mi permette di streamare su più piattaforme. Quindi io sto streamando da YouTube, Facebook e Instagram, sicuri che in un modo o nell'altro voi possiate raggiungerci. Per esempio Facebook abbiamo provato e se non avete un account vi chiede di crearlo, così come Instagram, addirittura anche da web. Non potete accedere a Marco Russo Art come pagina se non siete registrati, ma YouTube invece vi permette di farlo. Ecco perché lo streaming principale parte che non è principale perché sono proprio tutti e tre in contemporanea, si sta svolgendo anche su YouTube, perché tutti voi dovete avere l'opportunità gratuitamente, senza pagare, senza registrarvi, senza perdere tempo, di aprire il link e poterci ascoltare e intervenire. Infatti anche sugli interventi veramente è una gioia aver risposto a tante persone che hanno chiesto delle cose questi giorni. Instagram crea tanto pubblico veramente, anche se ci sono un pochino più di interazioni da Facebook, però veramente vogliamo un po' incrementare l'utilizzo dei social con questo scopo, quindi vi chiediamo se vi fa piacere, se lo ritenete appropriato, se ne siete veramente contenti di mettere un like anche alle varie pagine, soprattutto su Instagram, che l'account è un po' bloccato, probabilmente c'è stato anche un errore, dato che per mesi è rimasto con lo stesso numero, nonostante le promozioni e le cose che sono state fatte, live, eccetera, eccetera. Quindi magari se riusciamo a tirare un po' sulla pagina, anche voi siete più agevolati e facilitati a ricevere notizie su quello che viene fatto nei social che maneggiate con più frequenza. Quindi veramente vi esortiamo a interagire con noi. In questo momento si è connesso anche Carlo Giuffrida, ci sono un sacco di persone che conosciamo, quindi veramente interagite, mandateci anche solo un saluto, una domanda, quello che volete, siamo qua. Esatto, anche perché comunque noi vi facciamo compagnia, ma anche voi fate compagnia comunque a noi. Poi ci farebbe anche piacere sapere se queste stream sono magari vi potrebbe piacere rivederle in un secondo momento, magari anche se ci potremmo organizzare per dedicare, se vi fa piacere, se le seguite un altro po' di tempo appunto a stream, live stream come queste dove comunque Marco disegna, o dove gli potreste fare delle domande su argomenti legati appunto al suo lavoro, comunque all'arte stessa che poi lui mette su foglio e su tela. Tutto questo comunque viene fatto per voi. Facendo questo ci allineiamo ancora una volta a Luca Gomics, il direttore Emanuele Vietina ha detto che comunque questo nuovo modo di fare Luca Comics potrebbe creare dei vantaggi e comunque un nuovo modo di farla, anche qualora la situazione, speriamo il prima possibile, ritorni alla normalità. Quindi è vero anche per noi. E quindi chiunque ci sta ascoltando e ci ascolterà poi in differita, voglio dire questo,
se comunque dimostrate un apprezzamento nei confronti di questo tentativo fatto per Lucca Comics, ovviamente noi useremo tempo e denaro per poter migliorare tutte le cose che abbiamo imparato da questi 4 giorni, per potervi rioffrire un prodotto simile, ma migliore, anche in altre occasioni. Noi non sappiamo, non ci sono proprio nessuna anteprima di quali fiere ci hanno intenzione di riprendere, non si sa quando, non ci sono date tempistiche, quindi veramente fino a quando non sarà possibile ritornare alla situazione di prima, noi siamo intenzionati a utilizzare questo metodo in caso vi fosse piaciuto. Quindi a volte non occorre che lo dite pubblicamente, se siete anche timidi, mandateci un messaggio, un'email, dateci un consiglio, diteci come la pensate, un suggerimento, una modalità, diteci se vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Cercheremo di metabolizzare tutto quello che ci dite per creare una trasmissione migliore, più bella, più professionale anche l'altra volta. Anche se comunque devo essere sincero, come risultati non sono per niente dispiaciuto, ma non tanto dei risultati di raggiungimento persone. Non so quante persone stanno e hanno guardato, ma come proprio qualità delle informazioni che abbiamo cercato di dare, come la qualità della comunicazione delle persone che abbiamo invitato. Quindi veramente fateci sapere qualcosa, dateci dei feedback, perché noi vogliamo proporvi sempre qualcosa di meglio. Certo, non sottovalutate, ve lo ricordiamo appunto, le nostre pagine social, dove comunque potete mandare messaggi, potete commentareci, potete far sapere che tipo di contenuti magari vorreste anche vedere in questi mesi, dove tutti noi siamo in attesa di poter in qualche modo vedere se c'è uno spiraglio per tornare a una parvenza di normalità, e anche magari per avere delle idee se dovessimo per l'appunto portare altri contenuti di questo genere in occasione magari di altre fiere o appunto di un'edizione, un'eventuale altra edizione di Lucca Comics, sempre svolta in queste modalità, in modo che possiamo anche offrirvi un prodotto e del vi sia di insomma vi faccia piacere passare con noi. Gli argomenti comunque sono diversi, ci sono anche le persone che ci seguono comunque sono diverse, siete tutti diversi, quindi tutte le idee che avete sono ben accette. Assolutamente, dagli strumenti ai contenuti a qualsiasi altro tipo di competenza tecnica che noi non abbiamo, ecco perché io l'ho definito per tutti questi giorni un tentativo. Inizio a chiudere la mia tavolozza ermetica perché tra 10 minuti concludiamo la trasmissione, quindi questa l'ho fatta vedere, la mia tavolozza ermetica che mi permette di avere sempre i colori freschi, ne ho un paio e tramite questa comunque riesco a veramente lavorare bene, i colori sono sempre pronti e c'ha queste 6 chiusure che, con una gommina sopra che veramente non fa passare l'aria. Fate conto che io questi colori li ho messi tipo un paio di mesi fa, quelli più vecchi, poi ovviamente quelli che sono finiti li ho riaggiunti di recente, ma è veramente una cosa comoda, non costa niente. Quindi come potete vedere spero che ci sia e che si possa vedere una grande onestà intellettuale. Io non sono pagato per fare questa cosa, anzi è tutta a mie spese e non ho indicazioni per consigliarvi dei materiali o sponsorizzazioni varie. Noi abbiamo ricevuto l'accordo, abbiamo fatto un accordo con Lucca Comics che ci ha dato la sua benedizione ed è diciamo l'unica cosa che veramente conta, perché io ho detto al direttore di Lucca Comics come tu ci dai modo di essere presenti allo stand, di raggiungere persone,
dacci modo di farlo anche a livello virtuale, dammi questa possibilità. E vi dico una cosa che purtroppo non è successa, mi era stato chiesto di fare una di portare questa trasmissione Open Studio Online mia addirittura in radio venerdì sera alle 9 doveva andare in onda, ma purtroppo la radio in questione ha avuto dei problemi legati al maltempo che sembra abbia non fatto funzionare a dovere un ripetitore e quindi non è stato possibile, ma le proposte, la gentilezza che mi è stata fatta da tutto lo staff di Lucca Comics e dal reparto che si occupa dell'organizzazione di Lucca Off, gli studi che sono stati montati per rendere Lucca virtuale, sono veramente degni di ricevere un ringraziamento da parte mia e da parte di tutti quelli che assieme a me hanno potuto dire qualcosa. Questa non è la conclusione del programma, perché faremo una sessione extra, quella che avevamo pensato di fare la mattina l'abbiamo spostata praticamente fra due ore, dalle 20 alle 22 ci sarà una sezione di veramente oserei dire rilassante, non ci saranno ospiti ma continueremo insieme questo live painting che comunque forse così lo vedete nella sua interezza sta praticamente arrivando alla sua conclusione. Poi ovviamente c'è un altro po' di lavoro che viene fatto diciamo di post produzione, ma diciamo che le luci, le ombre, l'idea principale direi che si vede, si intravede. Ho anche realizzato questa ragnatela che stacca i tre piani di cui vi parlavo e li attraversa. Quindi praticamente nelle due ore successive ci salutiamo, facciamo un breve riepilogo di quello che è stato detto ed è stato visto e ancora una volta se avete delle domande è veramente il momento migliore per potermele fare, siamo tutti rilassati, non ci sono ospiti, orari, cose che devono entrare. Davide, se tu fossi libero ti invitiamo a partecipare insieme a noi, se non puoi ci puoi seguire oppure ci seguirai in differita, per te la porta è sempre aperta come tu ce l'hai aperta tante volte aiutandoci nel lavoro e io spero di trattare bene le persone che lavorano con me, ma sicuramente le persone che io scelgo di avere intorno sono tutte persone corrette sia con me che con gli altri, quindi con persone comunque come David, con persone come mia moglie allo stand, sicuramente nessuno deve aver paura di fare domande stupide, di essere aggredito, di essere trattato con superficialità. Qui non c'è Vinci, qui non c'è Jeff Bezos alla vendita, qui ci sono solo degli italiani che cercano di fare bene il proprio lavoro, tutto qua. Ci impegniamo, sbagliamo anche, faccio anche delle brutte immagini, faccio anche delle immagini non corrette, sbagliamo l'approccio tante volte, ma per tutti quei tentativi e per tutte le altre volte l'obiettivo è sempre quello cercare di fare qualcosa che vi faccia piacere. Quindi veramente un grazie enorme a David che dalle 15 è stato insieme a noi, grazie David, sei veramente un amico e un caro collaboratore. Quello, guarda Marco, è stato un piacere, ti ringrazio che anche quest'anno mi hai coinvolto nei tuoi progetti, come ti dico sempre, per me è un piacere perché è una cosa che mi piace fare, che non mi pesa e spero che comunque questo tempo che abbiamo passato insieme sia stato gradevole anche per chi ci ha seguito e rinnovo quello che ho detto prima. Ragazzi, seguite le pagine perché comunque Marco merita, è veramente a livello artistico ma soprattutto a livello umano una persona che merita che voi comunque mi mettiate un po' a vedere quello che fa e soprattutto che ci entrate in contatto, perché poi quello che si vede sullo schermo è solo una minima parte di quello che poi fa, quindi vi aspettiamo sui social, dai. Grazie Davide, sei troppo buono, salutiamo ancora una volta tutti gli amici di Instagram, di Facebook e di YouTube che vedo che sono collegati a questa trasmissione,
Noi adesso ci stacchiamo per un paio d'ore, in questo modo anche voi avete la possibilità di fare tutte le vostre attività serali, soprattutto cenare, passare del tempo con i vostri cari, e per l'ultima volta facciamo tutti lo sforzo extra di lavorare nel weekend, di togliere un po' di tempo alle altre cose, proprio perché siamo amanti di Lucca Comics, di questa manifestazione e di tutti gli appassionati. Quindi ci salutiamo dalle 20 alle 22 con una sessione di live painting che occuperà l'80% di quello che vi dirò. Se trovo qualche altra cosa da mostrarvi, faccio un piccolo portfolio in mostra, magari vi mando i tre video di nuovo in onda, ma vorrei semplicemente che potessimo parlare e insieme vedere la conclusione di questo Miles Morales. Una volta che sarà terminato, poi vi metto la scansione, ovviamente visibile su tutte le mie pagine, che potrete ovviamente anche acquistare quando sarà sul mio sito. Fate riferimento sempre a quello, www.marcorussoart, per l'asta. La facciamo finire a metà della prossima sessione, ovvero alle 21. Alle 21 diciamo se sono stati venduti, chi sono stati vincitori. Anche se offrite un euro, a questo punto potete prendervelo, vi esortiamo a farlo. Vi ringraziamo di averci seguito, voglio ringraziare ancora una volta David, Lucca Comics, Emanuele Vietina, Marco Gottardi, Christian Ronchin e tutti quelli che hanno partecipato con i loro commenti. Vi auguro buona sera, ci vediamo più tardi. Ciao a tutti. Ciao. Hai bisogno di immagini per la tua pubblicità? Vuoi migliorare la tua grafica? Su www.marcorussoart.com trovi tutto quello di cui hai bisogno. Dipinti, fumetti, immagini personalizzabili, grafica e molto altro. Scopri l'offerta per l'inaugurazione del nuovo sito. Avrai uno sconto del 10% su tutto il catalogo. Marco Russo Art, Creative Studio, idee, creatività, arte.